Buongiorno a tutti. Il mercato del lavoro nell'anno della riforma. Questo è il titolo dell'incontro di oggi. È la seconda edizione dell'Osservatorio Risorse Umane di Asso Lombarda, che è la collana di approfondimenti di Asso Lombarda dedicata appunto alle risorse umane. Per un saluto istituzionale do subito la parola però a eh, Michele Verna, direttore generale di Asso Lombarda. Prego. Buongiorno a tutti, eh, per me è molto positivo e molto piacevole essere qui oggi nel, nel mio primo giorno come direttore generale dell'associazione e quindi eh, come persona che guiderà questa associazione nel futuro parlare di mercato del lavoro e di giovani. Quindi questo per me. È stata una delle attività professionali più importanti della mia vita, ho fatto fino adesso e quindi sono stato molte volte nel pubblico insieme con molti colleghi a commentare i risultati di questa indagine. Credo che saluto quindi tutti i relatori, li ringrazio eh, per quello che diranno, per il loro contributo, eh, ringrazio l'associazione per lo studio che si è svolto, impeccabile. Vorrei anticiparvi solo tre o quattro elementi di riflessione che poi sono sicuro che la nostra bravissima conduttrice svilupperà con i, i partecipanti. Prima di tutto questa è un'indagine che ha un uh, dato statistico significativo. Stiamo parlando sul territorio uh, di 750 imprese associate, quindi di un sample che è rilevante da un punto di vista dei trend. E che fa parte di un'indagine costruita dal sistema confindustriale eh, molto coerente, i cui dati sono accessibili a tutti, quindi molto trasparente e coerente. Secondo, stiamo parlando del primo anno eh, diciamo in cui gli effetti di una riforma importante del mercato del lavoro e la riforma Fornero hanno avuto effetto. Quindi si possono misurare questi effetti in modo parziale, però si possono vedere alcuni trend molto significativi e molto importanti. L'altra cosa è che questo prodotto sta diventando un prodotto di interesse non solo diciamo, di ricerca ma parte di una collana che è l'Osservatorio Risorse Umane di Assolombarda. Io credo che l'associazione sempre di più dovrà promuovere cultura delle risorse umane, cultura della gestione del personale influenzare gli stakeholder di natura politica, istituzionale e aziendale nel trarre il maggior vantaggio dalle risorse umane e dal capitale umano di cui Milano e la Lombardia dispone. Alcuni flash e poi lascio la parola al, sicuramente a un maggiore approfondimento. primo di tutto, l'area milanese si contraddistingue per essere un'area ad altissima professionalizzazione. Se guardiamo i cosiddetti blue collar, il personale operaio rappresentano il 22%, il 78% di white collar, dei quali molti con titoli di studio molto elevati. E questo fa sì che in un anno molto difficile per l'economia italiana la eh, zona di Milano ha tenuto sostanzialmente, c'è cioè anzi nel 2012 un leggero incremento dello 0,2%. Questo proprio per il mix eh, che viene fuori dalla diminuzione molto critica nella piccola e media impresa e nel manifatturiero compensata dalla grande impresa e dai servizi grazie alla professionalizzazione dell'educazione. Momento molto difficile, probabilmente i dati del 2013 non saranno altrettanto rosei, però, questo è un tema, diciamo un trend di tendenza che va sviluppato. Quindi, l'alta scolarizzazione è probabilmente una difesa dell'occupazione. Secondo punto che eh, ritengo qualificante è che nell'indagine le donne rappresentano il 36% della forza lavoro, il che è un dato abbastanza significativo e che negli ultimi vent'anni, e questo eh, diciamo, indagine di, lo dimostra, la presenza di donne in ruoli dirigenziali, manageriali, di leadership è triplicata. Quindi di nuovo, quindi per sostenere diciamo, il mercato dell'occupazione, l'occupazione femminile, soprattutto di femminile di alta gamma, è una delle cose a cui guardare. L'apprendistato inizia a essere usato poco rispetto a quelle che sono le sue potenzialità, però se ne vedono delle tracce. E si ottiene un buon eh, diciamo, utilizzo diciamo, dei contratti di apprendistato. Quello che invece si vede nell'indagine è che i contratti a termine, viste le rigidità introdotte dalla riforma Fennero, vengono portati a naturale scadenza e non rinnovati, quindi, vi è un evidente trend di eh, ricorso minore alla flessibilità per le eh, rigidità che sono state introdotte. Quello che potrei anticipare io, anche se mi devo riservare un ruolo più istituzionale, è che probabilmente per le fasce deboli del mercato, quindi operai piuttosto che giovani, piuttosto che persone più anziane, i vincoli che sono stati introdotti hanno portato a una perdita secca di occupazione, anche in un territorio più forte degli altri come quello milanese. C'è un certo numero di aumento delle assenze da considerare. Questo chiaramente in un quadro di produttività che invece va ricercato e eh, chiaramente il mercato milanese ha risposto in termini di produttività con un aumento delle retribuzioni reali minore dell'aumento dell'inflazione. Quindi evidentemente c'è stata una certa compressione del costo del lavoro rispetto a un trend economico di contrazione dei ricavi e dei margini. In ultimo vorrei eh, sottolineare che questo studio, appunto, fa parte di un più ampio studio del sistema confindustriale, di cui però Assolombarda vanta una sorta di primogenitura, quantomeno di grande eh, leadership. E quindi io sono molto soddisfatto di oggi inserirmi in questo ruolo la presentazione di un'indagine di questo interesse. Ringrazio tutti voi per l'attenzione e vi auguro una positiva partecipazione al convegno. Grazie. grazie, grazie dottor Verna. E a questo punto entriamo nel merito dei dati, io do subito la parola a Francesca Mazzolari del Centro Studi Confindustria che ci dà l'opportunità di eh, fare un quadro generale della situazione, quindi di parlare un po' anche di macroeconomia eh, per, eh, e anche fare un po' di previsioni su quello che... Eh, potrà riservarci il futuro. Teniamo conto che i dati che poi verranno presentati riguardano il 2012, come anche ha detto il dottor Verna. Prego. Buongiorno a tutti, eh, io vorrei prima di tutto ringraziare Assolombarda e in particolare il centro Studi Andrafioni per avermi invitato ad essere qui con voi oggi. E, um, userò il mio tempo appunto per presentarvi lo scenario economico per l'Italia, non solo attuale ma anche previsivo. Eh, sono le previsioni che eh, il Centro Studi Confindustria ha recentemente aggiornato e presentato appunto lo scorso giovedì. Eh, e poi appunto introdurrò anche l'indagine Confindustria sul mercato del lavoro che eh, come ricordava il Dottor Verna è un'indagine di sistema oggi ma che eh, è nata, diciamo, che è nata eh, molto prima eh, proprio grazie al, all'esperienza di eh, Asso Lombarda e di una manciata di altre eh, grandi associazioni. Um, quindi lo scenario economico italiano. Um, cominciano a cogliersi qua e là dei segnali perlomeno di fine caduta. Parlare di ripresa uh, è, ancora, um, è ancora prematuro, però ci sono anche diciamo, alcuni segnali più aleatori di un'inversione di marcia imminente. Eh, sicuramente um, un'inversione di marcia che è supportata dall'esistenza di alcune forze favorevoli di cui vi dirò che um, eh, ci fanno appunto nelle previsioni aspettare una, una seppur debole ripresa verso fine anno, ci sono molti ostacoli da superare ed è proprio qui quando vi parlerò degli ostacoli che farò un, uh, uno zoom sul mercato del lavoro, perché il mercato del lavoro è ancora profondamente in crisi e rimarrà in crisi anche uh, dopo la fine della recessione perché reagisce con ritardo eh, sia nel, nella caduta dell'occupazione quando la recessione inizia che poi nella ripresa dell'occupazione quando la recessione finisce. E appunto in questo contesto di evidenze che vi presenterò eh, si giustificheranno quelle che sono appunto le previsioni del centro studi per il biennio 2013-2014. Allora cominciamo con un po' di evidenza sull'andamento eh, corrente. Eh, siamo ancora in recessione? Però la recessione sembra uh, attenuarsi. Uh, questo grafico presenta il PMI, uh, l'indice uh, del um, raccolto, diciamo, grazie alle uh, opinioni del, um, dei direttori d'acquisti. La linea rossa è il PMI. Per i livelli di attività nel manifatturiero, la linea blu per i servizi e la linea verde per eh, diciamo, l'indice composito dei due settori insieme. Vi ricordo che il 50 è eh, per questo indice la soglia neutrale, quindi sotto il 50 siamo ancora in territorio eh, di contrazione, quindi recessivo. Ebbene, qui siamo eh, però, eh, il PMI di entrambi i settori è ancora sotto il 50, ma si è stabilizzato. Quindi, sicuramente non si tratta del rimbalzo del 2010, vedete qualche, eh, qualche periodo prima, eh, che però aveva seguito una caduta molto più profonda rispetto a quella che abbiamo invece eh, osservato in questa recessione. Quindi, non c'è un rimbalzo, però sicuramente c'è evidenza di fine caduta, quel PMI è rimasto stabile negli ultimi periodi eh, su territorio ancora debolmente recessivo, però. Per i consumi le attese sono migliori. La linea, rossa è, eh, scusate, la linea blu ehm, vi presenta la spesa delle famiglie. Eh, la spesa delle famiglie è in crollo verticale eh, ormai da, eh, da inizio 2011. Eh, però ehm, le attese per i consumi sono positive se perlomeno guardiamo eh, quelle che sono eh, le, le indicazioni delle famiglie, le indicazioni di fiducia, in particolare la linea rossa ehm, vi presenta quelle che sono le attese delle famiglie sulla situazione economica, sulla propria situazione economica. Quindi sulla base di questo indicatore possiamo sperare che la caduta della spesa si avvicina ad esaurirsi. Eh, sicuramente l'indicatore che eh, segnala con più forza la fine caduta sono le matricolazioni di auto. Ebbene, ehm, le auto sono un bene eh, che risponde ehm, molto in fretta a quelli che sono i cambiamenti sia di reddito che di sentimento e ehm, per quanto riguarda le immatricolazioni vediamo che sembra che queste stiano cominciando a puntare verso l'alto e così anche ehm, diciamo il, questo va di pari passo con quelle che sono sempre le ehm, attese delle famiglie eh, riguardo alle, in questo caso opportunità di acquisto di beni durevoli. Anche negli investimenti c'è qualche indicazione di ehm, frenata della caduta, gli investimenti sono la linea rossa e indicazioni di frenata vengono perlomeno dai giudizi eh, dei produttori di beni di investimento, che possiamo prendere appunto come un indicatore che anticipa quello che sarà l'andamento degli investimenti nei periodi successivi. Um, sicuramente l'indicatore che con più forza eh, ci indica che un'inversione di marcia è prossima la colloca verso fine anno, è l'indicatore anticipatore OXE, si tratta di un indicatore che in passato eh, è stato abbastanza affidabile nel prevedere le svolte, è un indicatore che mette insieme, un indicatore composito che mette insieme vari dati, soprattutto qualitativi, eh, ma che come dicevo nel passato è riuscito a cogliere svolte e che in questo caso colloca l'inversione di marcia, una Parlare di ripresa, come ho detto, sembra di essere troppo pessimisti, ma per, eh, troppo, troppo ottimisti, scusate, ma eh, un'inversione di marcia verso fine anno. Eh, come dicevo, ci sono forze favorevoli a, eh, alla ripresa. Eh, ve le elenco e poi vi darò qualche evidenza su perlomeno alcune di queste: il minor costo dell'energia, eh, la conferma dei progressi del contesto globale, fondamentale per, che cosa? per lo slancio delle esportazioni. L'affievolimento delle misure di austerity, una maggiore stabilità in generale di azione del governo orientata alla crescita e il cauto rinsaldarsi della fiducia, delle famiglie soprattutto. Le imprese ancora i dati di fiducia delle imprese sono, um, non danno segnali di miglioramento, però per le famiglie sicuramente si vede qualche, um, eh, qualche germoglio di ottimismo. Eh, vi dicevo i prezzi ehm, dell'energia. Ebbene, eh, il rientro, la caduta dei prezzi del, eh, dei beni energetici eh, ha portato con sé anche una caduta dell'inflazione, che è passata dal 3,3 del settembre scorso all'1,1 di maggio. Eh, gli energetici in Italia dipendono fondamentalmente dal prezzo del petrolio, e questo dopo aver toccato un massimo a febbraio è diminuito di quasi 10% da allora e appunto rimarrà abbastanza costante sugli attuali livelli, perlomeno nelle nostre previsioni. Um, il rafforzamento del contesto globale, vi ho detto, anche in Europa. Questo grafico presenta la produzione industriale per eh, Germania, la linea rossa, e Francia, la linea blu. Ebbene, come vedete, negli ultimi periodi c'è eh, evidenza di una ripresa della produzione industriale, soprattutto in Germania, ma anche in Francia. Eh, questo, questa evidenza manca in Italia, ma di solito l'Italia segue, quindi eh, eh, possiamo sperare appunto, che questo elemento ci possa aiutare. Sicuramente anche gli altri paesi, cominciamo dagli USA, eh, fuori dall'Europa, eh, stanno andando abbastanza bene. Gli Stati Uniti vanno avanti, ad agio ma vanno avanti, questo è sempre il PMI, quindi il 50 è sempre quella soglia che vi invito a tenere sotto controllo e il PMI sia del terziario che del manifatturiero ehm, è rimasto al di sopra della soglia del 50 ehm, per lunghi periodi, eh, l'indice eh, per il manifatturiero si sta un po' indebolendo ma sicuramente il terziario... Sembra far meglio. E la ripresa degli Stati Uniti è anche trainata dal, dalla ripresa dell'edilizia residenziale, un elemento che manca completamente invece in Italia, purtroppo. L'edilizia residenziale negli Stati Uniti è in ripresa: la linea verde sono i nuovi cantieri, e ovviamente riprende l'edilizia e porta con sé una ripresa dell'occupazione nell'edilizia, ma una ripresa dell'occupazione negli Stati Uniti si osserva anche nell'intera economia, perlomeno nel settore privato. In questo grafico le barre rosse presentano le variazioni mensili del numero di, occupato, o di occupati che appunto da, dal 2010 rimane eh, fluttua, ma rimane comunque in media intorno ai 200.000 nuovi occupati al mese e la linea blu invece vi plotta il tasso di disoccupazione che sta rientrando eh, gradualmente anche questo dal 2010. Eh, gli emergenti, gli emergenti molto importanti appunto per le nostre esportazioni, resta alta la dinamica degli emergenti, questo grafico è molto colorato, vi presenta in realtà per una serie i più grandi paesi emergenti, eh, i tassi di crescita eh, medi del PIL eh, in periodi successivi, gli anni 80, gli anni 90, gli anni 2000 e poi gli ultimi anni, il 2012, il 2013, il 2014, quindi come vedete i tassi di crescita degli, emer degli emergenti rimangono sostenuti. E um, soprattutto, importante, gli, emer gli emergenti continuano a dare circa l'80% della crescita mondiale. Quindi, eh, questo grafico vi plotta quello che è il tasso di crescita mondiale, eh, poi eh, scomposto nella parte attribuibile alla variazione del PIL nei mercati avanzati e nei mercati emergenti, la parte gialla. Questo è importante appunto la ripresa di alcuni paesi in Europa degli USA, eh, degli emergenti, perché rende più positive quelle che sono le prospettive di ripresa per le esportazioni italiane, che in questo grafico vedete rappresentate dalla linea eh, rossa. Quindi eh, ci sono fluttuazioni, però si vede un trend di um, eh, debole crescita e sicuramente, come indica la linea verde, eh, le prospettive sono positive perché la linea verde è la componente ordini esteri del solito PMI che è appunto eh, passata in area espansiva recentemente. A proposito delle esportazioni vorrei aprire una piccola digressione e eh, farvi vedere come il ruolo della domanda estera in questa recessione è molto diverso da quello eh, avuto nella pre precedente recessione del 2008-2009. Allora in giallo in questo grafico vedete le recessioni, i periodi recessivi e poi le linee sono il blu il PIL, il verde le esportazioni e il rosso la domanda interna, quindi i consumi e gli investimenti. Ebbene, mentre la prima recessione è una recessione da commercio che crolla, quindi da crisi globale, vedete la linea verde, invece le esportazioni sono rimaste in espansione dalla ripresa e anche durante questa recessione. E la domanda interna che in questa recessione è particolarmente colpita, era diminuita anche durante la prima recessione ma in questa recessione ovviamente il crollo è molto più eh, marcato. Quindi il ruolo delle esportazioni per tirarci fuori da questa recessione è fondamentale in questo momento. Ehm, tra gli altri elementi favorevoli di cui vi parlavo, sicuramente appunto ehm, vi dicevo anche della, della ripresa della fiducia, si vede qui nella, riga, ehm, nella linea eh, blu la ripresa della fiducia delle famiglie. E come vi dicevo invece per le imprese eh, c'è un segnale di stabilizzazione, non più di caduta del sentimento, però segnali ancora di ottimismo non si vedono. Ora gli ostacoli, gli ostacoli purtroppo sono anch'essi numerosi, um, gli ostacoli da superare per effettivamente eh, immaginare un consolidamento del, della ripresa. Eh, primo, il credit crunch, e eh, c'è cioè l'incognita oggi del, dell'innalzamento dei tassi statunitensi che si sta già in parte portando dietro un innalzamento dei tassi anche in Europa. Due, la perdita di competitività, e questa non è una novità per il nostro sistema purtroppo, ma ehm, continua eh, ormai da almeno un decennio, e vi presenterò appunto alcuni dati per ehm, sostanziare ehm, eh, questa affermazione. Tre, la distruzione di capacità produttiva, che è molto elevata a questo punto, eh, al sesto anno di crisi. La fragilità dell'edilizia, a diversità appunto degli Stati Uniti, come vi dicevo. L'erosa propensione al risparmio, che chiaramente è un problema per la ripresa dei consumi. E il debole mercato del lavoro, e qui arriviamo al tema della giornata. Allora, fatemi dare qualche evidenza veloce su ciascuno di questi elementi. E credit crunch, le imprese sono a corto di liquidità. È alto, che cosa? Il credito non ottenuto, e questa è la linea eh, verde... Ed è bassa invece la liquidità eh, del, delle aziende rispetto alle esigenze operative. Competitività. Eh, guardiamo sempre all'indicatore principale di competitività, il club. Nel club l'Italia non recupera competitività rispetto al eh, competitor principale, eh, che è la Germania. Quindi il club eh, qui è indicizzato a 100 al 2000, l'Italia è la linea rossa. Certo, il club è cresciuto anche in Germania durante questa crisi. Ma non si è chiuso in alcun modo quel gap, quel divario competitivo che si era aperto quando? nel decennio, eh, prima, nel decennio 2000 prima degli della crisi, quando il club della Germania era rimasto piatto, addirittura in flessione negli anni immediatamente prima della crisi. E eh, se guardate c'è una novità, la Spagna nel, nel, um, nell'orizzonte europeo eh, sta uh, riguadagnando competitività nei confronti dell'Italia in generale, della media dell'Eurozona, che è la linea verde grazie non solo a ehm, ampi guadagni di produttività ehm, che sono stati eh, raggiunti con un taglio dell'occupazione molto forte, molto drastico, a differenza dell'Italia, quindi sicuramente il costo è quello di un mercato del lavoro in forte contrazione in Spagna, ma anche di un processo di moderazione salariale eh, spiccato, con appunto una riduzione netta del club. Poi vi dicevo capacità produttiva distrutta. Questo è un grafico di lungo periodo dal 90, vi presenta una misura di potenziale manifatturiero calcolato come ehm, ehm, diciamo, un rapporto tra l'indice della produzione e il grado di utilizzo degli impianti produttivi. Siamo tornati sulla base di questo indicatore al, eh, a un livello di potenziale dei primi anni 90. Il settore dell'edilizia. È in caduta, in crollo. Eh, il valore aggiunto è la linea rossa e segue eh, al valore aggiunto segue anche la diminuzione dell'occupazione nel, nel settore edile. Propensione al risparmio ormai ai minimi, e quindi non c'è più possibilità per le famiglie di far fronte alla diminuzione del reddito con erosione del risparmio per mantenere i livelli di consumo eh, un po' più elevati. E, eh, mercato del lavoro. Il mercato del lavoro l'occupazione ha ricominciato a cadere. C'era stata una um, stabilizzazione dell'occupazione, eh, la linea eh, rossa in questo grafico, eh, tra il 2010 e il 2011. Ma da inizio 2012 l'occupazione ha ricominciato a cadere a tassi elevati. E quindi l'aumento della disoccupazione oggi è spiegato da caduta dell'occupazione, mentre nel 2011 era spiegato da un'espansione della forza lavoro, dopo un effetto scoraggiamento nel, nei primi, nelle prime fasi della crisi, molte persone erano tornate a cercare lavoro o nuove persone si erano messe a cercare lavoro e quindi questo teneva alto il tasso di disoccupazione, adesso invece la disoccupazione è principalmente, eh, deriva principalmente appunto da, un, da una caduta dell'occupazione. Eppure nel settore industriale, sicuramente quello più colpito dalla crisi, si tutela l'occupazione, c'è un tentativo ancora delle imprese di tutelare l'occupazione. La produzione industriale è la linea verde, è incaduta, in incaduta ehm, in anche le posizioni lavorative, ma molto meno che ehm, la produzione industriale e torna su la CIG. Questa invece è la CIG, l'utilizzo della CIG nell'intera economia, separata per interventi ordinari la linea eh, nera, straordinari ed eroga. Ehm, Rimane molto alta, tutte e tre le componenti rimangono alte. Anche la mobilità. La linea blu è in espansione, nonostante i cambi diciamo, del, eh, del, delle caratteristiche del programma introdotti dalla, dalla riforma. Le nuove previsioni del CSC eh, beh, noi diamo per il PIL un meno 1,9 nel 2013 e una seppur debole ripresa nel 2014. Eh, il mercato del lavoro continuerà a essere debole in contrazione. Fino alla fine del eh, 2014, però, con tassi di disoccupazione medi di cui vi parlerò tra un secondo, e retribuzioni che rimangono con una dinamica molto contenuta che riflette la debolezza del mercato del lavoro e che quindi retribuzioni che tengono a malapena il passo con l'inflazione. Allora, questo è il nostro profilo per il PIL: eh, appunto un po' di ripresa a fine anno e l'anno prossimo. Attenzione che il meno 1,9 che noi diamo per il 2013 ormai acquisito. All'inizio anno soltanto per trascinamento eravamo già a un meno 1%, al primo trimestre con il dato del primo trimestre eravamo a un meno 1,6 e eh, col secondo a un meno 1,8. Nelle previsioni continua la caduta della domanda interna, che appunto come vi ho detto contraddistingue questa recessione dalla precedente e eh, ci aspettiamo che continui questa cadere del 3,5%. Nel 2013 e nessun per recupero nel 2014, all'opposto sono le esportazioni per noi che continueranno ad espandersi permettendoci un po' di ripresa da fine anno. Eh, due elementi appunto sulla previsione del PIL: come ho detto, il lavoro segue il PIL, non ci può essere ripresa dell'occupazione se non c'è ripresa della crescita, e soprattutto eh, la ripresa dell'occupazione, in questo caso le ULA sono le unità di lavoro equivalente a tempo pieno quindi una misura più di domanda di lavoro noi immaginiamo che lentamente forse riesca a riprendersi questa a fine anno prossimo e la disoccupazione continuerà ad aumentare eravamo al 12% la disoccupazione è la linea verde eravamo al 12% l'ultimo dato ad aprile e secondo noi aumenterà al 12,4% a fine anno al 12,7% a fine anno prossimo se includiamo l'equivalente forza lavoro in cassa integrazione i tassi eh, raggiungono il 14% tra quest'anno e l'anno prossimo. Eh, quindi eh, purtroppo diciamo, per il mercato del lavoro dobbiamo essere ancora un po' più pazienti per vedere una ripresa rispetto invece a quegli elementi più positivi di cui vi ho parlato per il sistema economico nel complesso. Eh, due mh, elementi, diciamo, due eh, considerazioni riguardo all'indagine che verrà presentata tra poco eh, dai miei colleghi di Asso Lombarda e eh, di Varese per la parte lombarda. L'indagine confinuta sul mercato del lavoro è un'iniziativa di sistema: tutto il sistema partecipa. È un'iniziativa varata a livello nazionale nel 2005, quindi siamo alla nona edizione, ma come dicevo, Solombarda dal 92 e altre, ehm, altre associazioni anche eh, hanno indagini che vanno avanti da molto più tempo e tutte queste esperienze sono confluite a livello nazionale, coordinate da noi eh, del Centro Studi a Roma, e oggi ehm, rappresentano, diciamo, quella che è una vera e propria iniziativa di sistema a cui c'è una grande adesione delle aziende, perché anche quest'anno hanno partecipato a livello nazionale circa 4.500 aziende, ed è un risultato sorprendente. Siamo da tre anni intorno a questi livelli di adesione che, considerati il momento di crisi e quindi gli i problemi, gli altri problemi che hanno le aziende rispetto a quello di compilare dei questionari per noi, sicuramente eh, dimostra che c'è una fidelizzazione delle aziende a, a questa iniziativa e eh, sicuramente appunto perché è importante. Prima di tutto raccoglie dati su strutture e, e dinamiche dell'occupazione, orari di lavoro da cui poi si derivano i tassi di assenteismo e dinamiche salariali. Ebbene, è, è importante questa indagine perché noi ricaviamo dati che forniscono un utile riferimento alle aziende. Spesso abbiamo delle richieste delle aziende che a, a cui riusciamo a rispondere soltanto usando i dati dell'indagine, perché raccogliamo delle informazioni che i dati eh, ufficiali non, non ci danno. E sono informazioni che servono all'azienda come benchmark, come punto di riferimento per confrontarsi ovviamente con quello che è il, il contesto eh, economico economico in cui operano e poi danno dati fondamentali anche per chi? Per le associazioni, eh, per calibrare meglio l'attività di contrattazione e per la confindustria, per calibrare quelle che sono le richieste che facciamo al governo. Quindi uh, mi auguro appunto che questa indagine continui a, uh, a raccogliere queste, queste, questo successo perché appunto um, Ritengo e lo vedo giorno dopo giorno rispondendo appunto alle richieste sia delle aziende che delle associazioni usando questi dati. Che sicuramente è un'indagine utile. E quindi, passerei la parola grazie. ai miei colleghi. grazie alla dottoressa Mazzolari che ci ha dato davvero un quadro anche come annunciava all'inizio, con alcuni elementi che ci fanno essere un po' più ottimisti, no? magari non sul mercato del lavoro che arriva sempre un po' dopo, però in generale. Grazie, la parola adesso ad Andrea Fioni, Centro Studi a Salombarda. Il dottor Verna ha fatto alcuni flash su quello che è l'indagine eh, sul mercato del lavoro che riguarda l'area milanese, adesso con il dottor Fioni invece entriamo proprio nel merito e nell'analisi dei dati. Prego. Bene, buongiorno a tutti, eh, vi ringrazio di essere qui così numerosi. Il mio intervento è proprio focalizzato sui risultati dell'indagine riferiti all'area milanese. Eh, un breve biglietto da visita, è eh, opportuno ricordare che i risultati che vi presento sono quelli che eh, emergono dall'elaborazione dei dati specifici delle imprese associate ad Ossolombarda, che appunto sono state coinvolte con un format comune eh, all'intero sistema, e quindi rilevando le informazioni che anticipava prima Francesca Mazzolari, sul dato retributivo abbiamo chiesto qualche dettaglio maggiore. Il riferimento temporale è al 2012, e questo è un dato che va ricordato leggendo i risultati, e eh, il riferimento territoriale è appunto all'area milanese, ovvero le province di Milano, Lodi e Monza-Brianza, che eh, rappresentano... La vecchia provincia di Milano, rappresentano il territorio di competenza di questa associazione. La, la, la partecipazione è, stotto, è stata molto ampia, appunto, 750 imprese. E anzi, approfitto per ringraziare quelli che sono presenti eh, ad ascoltare i risultati, e eh, merito loro se abbiamo questo set di dati. Eh, approfitto per ringraziare anche chi nel centro studi, eh, Angela Signorelli e Valeria Pizzati. Hanno raccolto i dati e li hanno elaborati in tempi rapidissimi, tanto da poter essere qua a presentarvi i dati a un paio di mesi solo alla fine della conclusione. L'indagine è molto complessa e, appunto, molto articolata, quindi non è una cosa così scontata. Eh, per avere un riferimento, abbiamo mercati del lavoro molto diversi in Italia, e quindi era importante avere, per noi avere un riferimento territoriale preciso, quindi dei dati raccolti. Abbiamo tra i dati raccolti abbiamo selezionato quelli riferiti ad organici eh, presenti in questa eh, area territoriale, quindi le imprese monolocalizzate che hanno interamente i loro organici qui, oppure quelle con più sedi, ma che hanno qui la prevalenza della loro forza lavoro. Nel mio intervento eh, ripercorro molto velocemente i principali risultati e vi rimando fin da adesso a, per tutti i dettagli al rapporto di indagine che vi è stato distribuito, eh, farò una carrellata dai dati strutturali e quelli eh, di, eh, di flusso, da cui più che altro traiamo qualche informazione su come le imprese hanno gestito l'adeguamento degli eh, organici in un periodo economico così difficile. I, i tassi di assenza che sono la eh, classico benchmark che misura questo fenomeno, abbiamo raccolto le informazioni per aggiornare i dati al 2012 e poi sugli aspetti retributivi mi soffermerò in particolare sulla dinamica e su alcuni aspetti relativi alla retribuzione variabile. Eh, come diceva il direttore in precedenza non possiamo descrivere le caratteristiche eh, strutturali e le qualità della forza lavoro milanese se non partiamo dalla sua caratteristica principale che è quella della forte concentrazione di colletti bianchi. Impiegati, quadri e dirigenti rappresentano praticamente l'80% degli organici e questo perché qui abbiamo imprese che in gran parte sono di medie e grandi dimensioni che qui hanno la loro sede amministrativa e, e, e commerciale, oltre che finanziaria, mentre le parti più strettamente eh, produttive vengono decentrate in altre province o eh, addirittura in altri paesi. Ovviamente l'area milanese rimane ancora a forte vocazione manifatturiera, ma questo è il quadro. Abbiamo eh, una ampia partecipazione femminile, il dato eh, che veniva ricordato del 36% è ai livelli delle più eh, avanzate aree economiche e sicuramente al di sopra della media italiana, ma una partecipazione che oltre che ampia è qualificata. Eh, si accennava alla disponibilità di dati ventennali, su, base, su, su un arco di tempo ventennale di confronto, vediamo che tra i quadri le donne eh, sono passate da un'incidenza inferiore al 15% a una quota quasi doppia e per i dirigenti la quota è addirittura triplicata. Poi abbiamo una elevata presenza di, di personale ad elevata eh, specializzazione con eh, una scolarità eh, molto eh, elevata un terzo dei dipendenti praticamente è in possesso di una laurea, nella metà dei casi laurea di indirizzo economico e in un caso su cinque una laurea triennale. E eh, questi, questi laureati si concentrano, come era evidente, ampiamente prevedibile, soprattutto nel settore dei servizi e in quello delle grandi imprese, contesti nei quali la quota di eh, laureati arriva a, eh, si aggira intorno al 40%. Le imprese milanesi investono sui giovani, lo vediamo anche nei dati, in alcuni dati sulla composizione della, dei flussi in entrata, da cui si osserva un crescente ricorso al contratto di apprendistato, è ancora molto piccola la quota, è auspicabile che questa cresca nel tempo, ma è un dato di fatto che eh, negli ultimi tre anni eh, la quota di assunzioni in apprendistato ha superato... Quella di assunzioni con contratto di inserimento, che è l'altro contratto riservato alle fasce giovanili, e ehm, il contratto di inserimento che è abolito dal 1 gennaio 2013, già nel 2012 eh, nell'area nell milanese, nelle nostre imprese, ha dimostrato di essere eh, superato da, da quello di apprendistato. Inserimento e apprendistato sono. Eh, Due delle tre forme di flessibilità interna più importanti, passando dai dati dall'analisi dei flussi a quella strutturale, cioè per vedere la, la presenza delle diverse forme di flessibilità negli organici, non tanto nei flussi in entrata, vediamo che eh, tra queste forme di flessibilità la più importante è sicuramente il tempo determinato che riguarda, interessa... Più o meno, poco meno del 3% dei lavoratori. Complessivamente le tre forme eh, hanno eh, un'incidenza un sugli organici intorno al, al 4,5% e eh, rispetto al 2011 le differenze più significative ci sono per l'apprendistato che come abbiamo visto anche dall'analisi dei flussi aumenta, triplica quasi la sua presenza pur rimanendo su quote molto limitate mentre l'inserimento va, scomp va scomparendo. Nelle imprese si ricorre anche a forme di flessibilità esterna, eh, intendendo queste quelle che eh, sono, eh, prevedono un rapporto di lavoro non alle dirette dipendenze dell'impresa che utilizza questi lavoratori. Le, più, le forme più diffuse e importanti sono la somministrazione a tempo determinato o ex interinale e i contratti a progetto. Eh, se misuriamo l'importanza relativa di queste forme... Ehm, utilizzando un dato confrontabile col precedente, quindi vediamo i lavoratori interessati sul totale dei dipendenti, anche se di dipendenti non si tratta, vediamo che eh, l'importanza eh, relativa di queste due forme è intorno al 3,5-4%, con un trend opposto per la somministrazione, che nel 2012, eh, il cui utilizzo si è ridotto nel 2012, a favore della, eh, dei contratti a progetto che invece sono aumentati. Non bisogna mai dimenticare che tra le forme di flessibilità c'è quella organizzativa. Il part time, che è forse la forma più diffusa e più importante di eh, flessibilità nelle nostre imprese, riguarda e coinvolge più del 7% dei dipendenti ed è un, una, uno strumento di conciliazione vita- lavoro molto apprezzato dall'ampia componente femminile. Nell'anno dell'introduzione della riforma eh, delle forme di flessibilità in entrata, intervenuta a luglio, l'edizione dell'indagine eh, di quest'anno ha previsto un approfondimento sulla diffusione del, di altre forme di flessibilità e eh, anche in questo caso abbiamo misurato la loro presenza in termini di lavoratori coinvolti e in termini di diffusione tra le imprese. Tra queste forme la più importante, l'unica di un certo rilievo è quella delle partite IVA che interessa un numero di lavoratori pari al 3% degli organici alle dipendenze e è presente in un'impresa su quattro. Le altre forme sono praticamente assenti nelle nostre imprese e quindi si può immaginare che l'impatto delle modifiche eh, normative è stato piuttosto contenuto. Colgo l'occasione per ricordare che qui stiamo esaminando una... Uh, fetta ampia e importante di economia dell'economia milanese, il, il settore manifatturiero e dei servizi alle imprese, ma rimangono escluse ampie fette del, dell'economia, che sono, ad esempio, tutto il, il comparto pubblico. La, la, il settore eh, finanziario, quello del commercio, la grande distribuzione, dai dati a Solombarda neanche non, 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 son, non ci sono dati sull'edilizia che veniva ricordata prima, quindi queste forme di lavoro sono assenti nella parte di economia che rappresenta a Solombarda. I flussi di, eh, occupazionali in entrata e in uscita hanno prodotto un saldo praticamente nullo. Questo non significa che il sistema sia rimasto immobile e infatti questo è il risultato di una eh, crescita occupazionale nei servizi che ha compensato le perdite del manifatturiero e trend opposti si registrano anche eh, tra PMI dove abbiamo perdite di posti di lavoro e grandi imprese che compensano co creando occupazione, che hanno compensato creando occupazione. Le caratteristiche delle, dei flussi in entrata e in uscita ci aiutano a capire come le nostre imprese hanno adeguato i loro organici in un periodo di forte incertezza economica. Cominciamo a vedere un'analisi dei flussi, uno spacchettamento dei flussi in entrata e da cui si evince che sono stati ridotti gli inserimenti in organico in ruoli permanenti. Quali sono questi? Eh, Inserimenti. Beh, innanzitutto si tratta delle uh, assunzioni a tempo indeterminato, ma anche di una parte delle assunzioni a termine, quelle che sostanzialmente hanno uh, qualche probabilità di essere trasformate uh, successivamente e per capire qual è questa, questa possibilità guardiamo a quanto è avvenuto nel 2012, cioè guardiamo al tasso di conversione del 2012. La quota di trasformazioni avvenute nel 2012 rispetto allo stock di contratti a termine presente all'inizio del 2012 ci dà questo tasso di conversione. Se l'applichiamo alle assunzioni a termine avvenute nel corso dell'anno, possiamo dire che la quota di assunzioni fondamentalmente stabili, di natura stabile, nel 2012 sono state eh, il 67%, il 50% perché avvenute a, a tempo indeterminato e il 17% perché suscettibili di trasformazione. Ora è del tutto evidente la differenza rispetto al 2011 quando questa quota era più alta, 73%. Ovviamente il complemento a 100% ci dà la quota di contratti flessibili che come vediamo sono aumentati eh, dal 27% al 33% meno eh, minor numero di conversioni, più contratti sono stati portati a scadenza. Se guardiamo la composizione dei flussi in uscita totali, generali di tutti i contratti, la quota delle uscite per scadenza ha quasi sfiorato il 30% nel 2012, praticamente il doppio rispetto a quanto abbiamo rilevato nel 2011. E se andiamo a vedere le, eh, la composizione delle uscite dei contratti a termine, vediamo come Scusatemi, ma l'apprendistato lo considero a termine convenzionalmente in questo, in questo studio, anche se è evidentemente è un contratto a tempo indeterminato, però nel contesto nostro viene considerato un contratto flessibile. E, eh, vediamo che la, la, nel tempo determinato più dell'80% delle interruzioni dei rapporti di lavoro avvenute nel corso del 2012 è di peso dalla scadenza del contratto e questa quota è stata superiore al 40% anche per l'apprendistato e l'inserimento. Quindi una volta giunti a scadenza molti dei contratti a termine non sono stati rinnovati. In pratica in questo modo, bloccando il turnover, le imprese hanno provveduto a quel riequilibrio degli organici che appunto la situazione economica di incertezza richiedeva. Ma attenzione, in alcuni casi il mancato rinnovo è stato determinato anche da, eh, vincoli, intro, dai vincoli introdotti dalla normativa che ha sostanzialmente disincentivato le imprese che eh, intendevano eh, creare eh, l'unica forma di lavoro possibile eh, in periodi di incertezza che è quella del lavoro flessibile. Scorrendo le causali di uscita vediamo che le dimissioni rimangono la principale, questo è un segno della vitalità e della dinamicità del mercato del lavoro milanese anche in un periodo difficile mentre è venuta un po' a mancare im alle imprese la leva rappresentata dai pensionamenti. Eh, se guardiamo, cogliamo la differenza guardando agli ultimi quattro anni, praticamente la quota di uscite per pensionamento si è dimezzata rispetto al 2009 e si è un po' inceppato il meccanismo di naturale ricambio generazionale e per far fronte a questa criticità... A Solomarda ha formulato la sua proposta di ponte generazionale che è finalizzato a coniugare l'uscita la, dei lavoratori maturi, l'accompagnamento dei lavoratori maturi al, alla pensione, mentre eh, a fronte eh, dell'inserimento di giovani lavoratori in azienda. Tra le causali di uscita c'è stata anche quella dei licenziamenti, la più traumatica, che ha mh, riguardato il 14% delle uscite ed è, eh, ha coinvolto soprattutto i quadri dirigenziali se guardiamo alla struttura eh, delle qualifiche eh, del personale alle dipendenze i dirigenti, eh, il peso dei dirigenti è sceso dal 9 al 5% infine l'utilizzo intenso eh, di ammortizzatori sociali eh, già segnalato nel, per i dati 2012 dal, dalle ore autorizzate dall'Inps che però vanno corrette dal eh, tiraggio, eh, quindi dalla quota di eh, ore effettivamente utilizzate, beh, noi raccogliamo direttamente il numero di ore utilizzate dalle imprese e se noi riconduciamo ad un'unità di misura confrontabile eh, rispetto al dato 2011, ad esempio ripartendo le ore utilizzate sul totale dei lavoratori, emerge chiaramente come eh, tra il 2011 e il 2012 le ore siano aumentate, le ore per addetto, utilizzate per addetto sono aumentate di un 20%, passando da 23 a 28 e soprattutto questo per effetto della, della, del ricorso nell'industria, che è appunto il settore che dimostra di aver più sofferto della situazione. Passiamo agli aspetti relativi ai tassi di assenza, lo ricordo questo è l'indicatore del fenomeno delle assenze e eh, si calcola rapportando le ore Perdute per le diverse causali al, eh, al totale delle ore lavorabili. Già avere, disporre di un indicatore comune a livello di eh, sistema su questo fenomeno, dove, per cui esistono una quantità di interpretazioni diverse, è molto utile. Eh, nel 2012 è aumentato rispetto al dato eh, rilevato nel 2011. Uh, un fenomeno che ri riscontriamo tanto nei servizi quanto nell'industria, mentre a livello di uh, qualifica abbiamo trend opposti tra i quadri che riducono il tasso di assenza e uh, impiegati operai che invece, uh, per i quali invece aumenta e trend opposti anche nelle differenze per genere uh, maschi si riduce leggermente mentre c'è un sensibile aumento per il personale femminile di cui voglio ricordare quasi la metà delle assenze è riconducibile ai congedi retribuiti quindi alla maternità l'ultima parte della mia relazione riguarda gli aspetti retributivi quest'anno mi sono concentrato su quelli raccolti tra le imprese che hanno partecipato All'indagine di quest'anno e alla precedente, che ci ha consentito un sottocampione di imprese che ci ha consentito di eh, vedere la variazione eh, delle, dei livelli retributivi, mm, va detto che i dati sono stati raccolti eh, non a, a, titolo, a livello individuale, ma a livello aggregato, quindi questa percentuale, questa variazione è condizionata ovviamente dai cambiamenti di struttura dovuti ai flussi occupazionali. Quello che emerge dai dati è che la variazione è stata mediamente eh, del 2%, con punte del 2,7% per gli operai, mentre per il personale dirigente le cui retribuzioni vengono trattate a parte, la dinamica è più contenuta, un 1,5%, dovuto soprattutto a retribuzioni sostanzialmente ferme per i dirigenti con meno di 6 anni di anzianità aziendale. Se confrontiamo il dato con l'inflazione media del 2012, pari al 3%, le retribuzioni eh, diminuiscono in termini reali. Questa è un'evidenza eh, che rileviamo anche in tutti i settori che abbiamo analizzato più nel dettaglio, in particolare per i servizi, la eh, dinamica retributiva è stata più contenuta rispetto a quella che abbiamo rilevato nell'industria. Eh, giusto per essere completi nelle informazioni, il eh, tasso di crescita dei prezzi è rallentato nel corso del 2012 col proseguire della crisi e se noi andiamo a vedere l'inflazione tendenziale dicembre 2012 su dicembre 2011, cioè esaminiamo esattamente lo stesso periodo, in realtà almeno nell'area milanese abbiamo un eh, tasso di crescita che è esattamente coincidente con quello delle retribuzioni, quindi volendo vedere eh, la perdita in realtà non c'è stata, ma è giusto confrontarsi con l'inflazione media del, dell'anno. Per gli aspetti retributivi eh, quest'anno abbiamo dedicato un approfondimento, un capitolo di approfondimento eh, specifico e innanzitutto qualche prima eh, informazione sulla diffusione della retribuzione variabile che è presente in più del 60% delle imprese, più nell'industria che nei servizi, eh, nell'industria raggiunge il 65% del, del, del tasso di presenza. Per questo settore disponiamo anche di una serie storica che risale al 2006 e da cui eh, risulta del tutto evidente come la propensione in questi sette anni ad utilizzare questo strumento di politica retributiva sia cresciuta tra le, imprese, eh, tra le nostre imprese. Un altro modo per misurare la presenza e l'importanza della retribuzione variabile è quella di calcolare l'incidenza delle somme erogate sul totale, sulla retribuzione totale annua. La percentuale si aggira intorno al 5%, se consideriamo solo il personale che ha beneficiato di questi aumenti, eh, l'incidenza sulle loro retribuzioni è del, arriva al 7,5%, stiamo ovviamente parlando dei dati eh, solo relativi al personale non dirigente. Ora eh, nel caso dell'industria l'incidenza è più bassa, ma anche qui nel corso del tempo eh, è aumentata dal 3% che era stata rilevata nel 2006. La cosa che volevo ricordare qua è che eh, il capitolo che trovate nel rapporto è un approfondimento che è stato scritto da Simone Ferro, un giovane neolaureato della Bocconi, eh, che sul, sui dati raccolti nell'edizione 2011 dell'indagine ha condotto un'analisi con sofisticate tecniche econometriche, in questo modo tra l'altro ha valorizzato dati che ci avete fornito con grande difficoltà. E da questa analisi emerge come ehm, le, nelle aziende l'utilizzo, il ricorso a, a forme variabili della retribuzione ha un effetto positivo sulla redditività dell'impresa. Non mancano le analisi che dimostrano come la, 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 la variabile ha effetti positivi sulla produttività dei lavoratori. Eh, in questo caso l'originalità è che eh, è, pare esserci un rapporto positivo anche con la redditività. Quindi è un affare per le imprese eh, ricorrere a questo tipo di eh, politiche retributive, ma è un affare anche per i lavoratori, perché gli stessi dati dimostrano che laddove eh, si ricorre a retribuzioni variabili, le imprese pagano anche eh, retribuzioni fisse più alte. Quindi eh, sono evidenze interessanti, vi rimando al, al capitolo che, che è contenuto nel rapporto per tutti gli approfondimenti o a Simone Ferro che è l'autore di questa quest analisi. Per concludere, un breve eh, richiamo ai dati che ho presentato. Abbiamo visto come, eh, quali sono i punti di forza dell'area milanese che sono la base della sua competitività internazionale e della sua attrattività, concentrazione di professionalità high-tech, ampia partecipazione femminile, elevata scolarizzazione, investimento nella formazione dei giovani. Ma con la prolungata recessione anche un'area così solida da un punto di vista economico, comincia a soffrire, in particolare le PMI e il manifatturiero, dove vengono persi i posti di lavoro nel 2012 e dove viene raggiunto a livello di sistema un precario equilibrio, grazie soprattutto alla crescita occupazionale che si rileva nei eh, servizi e nelle grandi imprese. Nell'incertezza della fase economica abbiamo visto come le imprese abbiano adeguato i loro organici con un mix in realtà di leve strategiche, l'aumento della flessibilità, blocco del turnover, utilizzo intensivo di ammortizzatori sociali, riduzioni di organico anche ma concentrate soprattutto nelle funzioni manageriali. E a questo e al riequilibrio ha contribuito anche la diminuzione delle ore di lavoro lavorate che è stata registrata nel 2012 in parte per il maggiore utilizzo e ricorso al, a, agli ammortizzatori sociali, ma anche per un aumento delle ore di assenza. L'aspetto positivo è che tra, eh, rispetto a questo aumento delle ore di assenza, in controtendenza, quindi in diminuzione, ci sono proprio le ore di assenza per infortunio. In questa fase di difficoltà le retribuzioni sono cresciute meno del tasso di inflazione e le politiche retributive sono state realizzate soprattutto su base variabile. Infine due parole sulle riforme che sicuramente non hanno giovato. Quella sulle pensioni, come abbiamo detto, ha inceppato il meccanismo di naturale ricambio generazionale, mentre quella sul mercato del lavoro ha, disincentivato, ha finito per disincentivare la creazione della forma di lavoro più, più possibile in periodi di incertezza che è appunto il lavoro flessibile. Io ho concluso e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie al dottor Fioni. Adesso con la dottoressa Paola Margnini della Commissione Centro Studi Confindustria Lombardia. Vediamo invece qual è la situazione in Lombardia. Abbiamo fatto un focus sull'area milanese. Adesso vediamo se i dati più o meno sono simili per quanto riguarda l'intera regione. Prego. La ringrazio e ringrazio tutti i presenti. Innanzitutto parto con eh, mh, voler proporvi un altro set di cifre, mi rendo conto che dopo aver sentito 40 minuti di, di dati è, è difficile seguire eh, altre eh, slide molto, molto numeriche. Eh, però vi pregherei di, eh, di tenere alta l'attenzione perché quello che vi propongo è di allargare il eh, focus, di allargare il diaframma della fotografia che siamo andati a scattare, passando da un'area eh, con mh, delle peculiarità molto forti come quella milanese ad un'area che è eh, rappresentativa della... Eh, intera ehm, regione Lombardia, una regione che lo ricordo eh, rappresenta circa il 30% del, ehm, della possibilità di eh, sviluppare industria eh, in Italia. Siamo giunti quest'anno alla sesta edizione della nostra indagine è, eh, è un'indagine nella quale eh, vale la pena di eh, considerare eh, innanzitutto eh, il eh, contesto eh, nel quale questi dati devono essere letti. Eh, per fare una fotografia bisogna vedere bene qual è lo sfondo. Eh, lo sfondo eh, di questi anni, di questi ultimi cinque anni di crisi per la Lombardia, è uno sfondo in cui il tasso di occupazione si è andato riducendo eh, nel tempo. È uno sfondo nel quale l'indice della produzione industriale al 2012 è eh, al di sotto eh, di quello che era stato raggiunto nel 2005. Eh, è uno sfondo nel quale eh, le imprese eh, si sono ridotte per, progressivamente per numero. Qui vedete le imprese attive registrate in Lombardia eh, nel totale. Se noi poi andiamo a vedere il manifatturiero, questa discesa in questi ultimi anni, purtroppo, è stata una discesa ehm, continua, anche se non così ripida nel tempo. Questo era lo sfondo. Ma eh, per fare una buona fotografia, bisogna vedere anche chi è il soggetto, perché in base al soggetto che siamo andati a, ad esaminare, si capiscono e si riescono a meglio interpretare i dati. Il nostro soggetto è un campione di circa 1500 imprese per 200.000 eh, addetti. Eh, un campione composto in larga parte di imprese manifatturiere, per cui i dati che andremo a commentare sono parzialmente diversi da quelli che abbiamo sentito eh, dal collega, da Andrea Fioni, perché vanno a cogliere uno spaccato un poco più orientato verso il manifatturiero, uno spaccato nel quale eh, rientrano anche i dati di quelle unità produttive che eh, sono sparse lungo tutto il territorio eh, regionale. Eh, per cui, industria manifatturiera è il 73% delle imprese eh, che hanno risposto al nostro campione, con il 64% degli addetti. Dal punto di vista dimensionale, abbiamo nel nostro campione l'11,7% di imprese di grandi dimensioni, che occupano circa il 68% degli addetti. Ehm, il resto del campione si distribuisce equamente tra medie, piccole e micro imprese. Ehm, Qual è la struttura, qual è il dato di stock eh, del mercato del lavoro in, nella regione Lombardia e quali sono i flussi dell'occupazione? Eh, il dato eh, che eh, quando ho visto per la prima volta eh, ho, ho voluto ben guardare è un dato che eh, in qualche maniera può essere giudicato eroico, nel senso che il pareggio della bilancia occupazionale nel 2012 eh, in Lombardia è un, eh, è un pareggio appunto in cui i dati di turnover in entrata e in uscita si eh, equivalgono. Eh, non è così scontato, è un dato magari che non, non ci si attende, però quelle che stiamo esaminando non dobbiamo dimenticare che sono le imprese che hanno resistito nel tempo, hanno resistito a un eh, cambiamento della uh, un cambiamento economico forte. Eh, e eh, hanno resistito a, a un 2012 nel quale la domanda interna è praticamente scomparsa nel nostro paese, hanno resistito a un 2012 in cui anche i fatturati sono uh, diminuiti ehm, eh, sensibilmente. Eh, per cui avere un bilan, una bilancia occupazionale in pareggio è un, un dato uh, che, che dà la sensazione di quanto le imprese stiano eh, mettendo in, in atto delle strategie per tenere il più possibile, non solo nel tempo, ma anche per eh, trattenere al proprio interno quanto più possibile quelle competenze che sono andate a stratificarsi e che sono andate a procurarsi eh, negli anni. Eh, questo bale, eh, bilancio però eh, è differenziato. Eh, vedete che nell'industria manifatturiera c'è un eh, lieve eh, dato negativo, mentre il terziario, più che compensa, con un più 4,1% di bilancia eh, occupazionale. Eh, è un dato che sconta andamenti diversi anche per quanto riguarda le dimensioni, mentre le grandi imprese. Hanno una um, bilancia occupazionale lievemente positiva, più 0,5%, le microimprese sono quelle nelle quali la, la sofferenza, la bilancia occupazionale è eh, negativa per il meno 3%. Adesso vi propongo sinteticamente un identikit dell'occupato Lombardo. Abbiamo detto che scattiamo una foto, vediamo quali sono i, i tratti salienti di, che escono da questa nostra indagine, che è un'indagine appunto campionaria. Eh, dal punto di vista della preparazione della testa, del cervello, eh, 20,5% sul nostro campione, che lo ricordo è dato da... Um, imprese um, anche di grandi dimensioni, imprese del terziario, eccetera, il 20,5% è composto da laureati, eh, il 40,3% eh, da diplomati e il 39% eh, da un titolo inferiore al diploma. Eh, per quanto lo vedremo poi nei dettagli, però questo dato di eh, laureati, che è comunque abbastanza elevato, eh, si eh, scorpora in maniera diversa tra manifatturiero, che è il 16%, e terziario eh, e eh, avanzato. Per quanto riguarda il genere... Eh, il tasso di femminilizzazione è inferiore a quello che abbiamo sentito riportato da Andrea ed è pari al 31,3%. Per quanto riguarda la tipologia di contratto, contratto a tempo indeterminato è l'87% dell'occupazione complessiva, eh, per cui considerato i dipendenti più i collaboratori e i somministrati. Eh, per quanto riguarda la qualifica, il 58% è il tasso di terziarizzazione implicita rilevato sull'intero campione, ma ehm, proprio in funzione eh, del fatto che il campione è composto sia da imprese manifatturiere che da de imprese del terziario, abbiamo provato anche a, a dare un'idea di come ehm, questo profilo, questo identikit si vada a modificare eh, passando dalla media eh, regionale a quella eh, del manifatturiero. Dal punto di vista della preparazione allora vediamo che il numero di laureati scende eh, dal, dal 20,5% al 16,4%. E eh, cresce invece la, in, la proporzione di coloro che eh, utilizzano un titolo inferiore al diploma. Dal punto di vista del genere, il tasso di femminilizzazione scende dal 31,3% al 26,4%, dal punto di vista della qualifica e ehm, il tasso di terziarizzazione implicita si scende dal 58% al 50%. Eh, andiamo adesso a spacchettare questi dati che vi ho dato in maniera sintetica con i DentiKit. Eh, dal punto di vista della terziarizzazione implicita, abbiamo visto appunto che c'è una diversa composizione: con un manifatturiero eh, che ha una terziarizzazione intorno al 50%, e un terziario che ha un livello di terziarizzazione di tercerizzazione implicita ben eh, superiore al 72%. Si pareggiano hm? eh, il dato delle grandi e delle micro imprese. Hm? Questa è, 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 è già una particolarità mh, abbastanza mh, interessante. Eh, per quanto riguarda la maggiore opportunità di conciliazione vita-lavoro nel terziario e nelle microimprese, micro vediamo un eh, tasso di femminilizzazione eh, che è più o meno in linea tra il 2011 e il 2012, non ha subito delle grandi eh, variazioni, e eh, varia invece tra il manifatturiero e il terziario, passando dal 26 nel caso del manifatturiero a quasi il 40% nel caso del terziario. Uh, più elevato il tasso di femminilizzazione, lo diceva già nel, nel titolo, nel caso delle uh, microimprese. Um, per quanto riguarda invece la quota di laureati, uh, qui abbiamo uno spaccato dei laureati triennali che uh, hanno visto crescere la propria quota all'interno del totale dei laureati presenti nelle nelle imprese, scendono mh, in media i livelli di scolarizzazione, a livello complessivo la quota dei laureati diminuisce del 2,5% rispetto al 2011 su questo tipo di campione, il downgrade dei livelli di scolarizzazione si verifica nelle tradizionali roccaforti ad elevate intensità di utilizzo dei laureati delle attività terziarie. Ehm, benché sia più a, già alta, aumenta ulteriormente l'incidenza sui lavoratori del contratto a tempo indeterminato. Qui c'è la quota dei lavoratori considerati alle dipendenze con contratto a tempo indeterminato, una quota eh, decisamente alta, quasi il 95%. Ehm, le imprese tendono a salvaguardare l'occupazione a tempo indeterminato e il contratto a tempo indeterminato presenta incidenza crescente sia nel manifatturiero che nel, nel terziario. Dal punto di vista eh, poi dei diversi contratti flessibili, eh, questa è la ripartizione, l'utilizzo della quota dei lavoratori coinvolti nelle diverse forme eh, di eh, stabilità. La somministrazione è attorno al 7,1%, il tempo determinato al eh, 3,7% con un minor utilizzo rispetto al 2011. I Coco Pro l'1,9%, l'apprendistato una quota ancora mh, abbastanza ridotta, l'inserimento, così come abbiamo già visto anche con Andrea, ha eh, una quota particolarmente bassa. Eh, un piccolo focus eh, sui contratti Coco Pro eh, con il profilo del collaboratore tipo, è tendenzialmente una persona over 50 e eh, con un titolo di studio elevato, quasi il 44% alla, alla laurea e il 50% a più di 50 anni. Eh, poco utilizzo dei giovani in questo, con questa forma contrattuale, eh, si tende invece a tesaurizzare delle, delle risorse che abbiano poi competenza specifica, professionalità specifica e anche esperienze. Il 42% dei lavoratori in entrata è stato assunto con un contratto a tempo indeterminato. Le imprese hanno continuato ad investire in capitale umano, eh, offrendo una quota comunque rilevante di posizioni a tempo indeterminato, anche di fronte a un'instabilità economica come quella che abbiamo eh, rilevato. Uh, si è registrato un uh, lieve calo rispetto al uh, 2011 dove uh, questa uh, forma di entrata era utilizzata per il 44% del campione di allora. Uh, si assume a tempo indeterminato in modo maggiore nelle attività terziarie, si, lì saliamo al 45% rispetto a quanto avviene invece nel manifatturiero dove la quota è del 38,3%. Nei servizi c'è una maggior propensione di conseguenza ad instaurare eh, sin dal primo impiego rapporti di lavoro a tempo eh, indeterminato. Sono modalità di comportamento diversi, però rimane, permane comunque la, la volontà di eh, cercare una, una forma di, di eh, stabilizzazione il più eh, in fretta possibile. Manifatturiere offre anche un maggior tasso di conversione, questo eh, sposa sostanzialmente la considerazione della slide precedente. Il 40,3% eh, di stabilizzazione eh, è relativo al manifatturiero, mentre il 20, quasi il 25% è la quota eh, del terziario, particolarmente elevata la quota nelle eh, medie imprese e anche nel, nelle piccole. Il 36,3% delle uscite avviene invece per eh, scadenza eh, contrattuale. Complessivamente, eh, circa il 37% delle cessazioni ha avuto una natura volontaria, per cui dimissioni o pensionamento, mentre il 55% ha avuto una natura involontaria, contratti non rinnovati, cessazioni, incentivati o licenziamenti. Si osserva anche un'incidenza eh, ancora relativamente contenuta. Uh, anche se in lieve aumento rispetto al 2011, uh, dei licenziamenti sul totale delle cessazioni dei rapporti di lavoro. Uh, la quota di interruzioni involontarie per licenziamento è risultata in Lombardia pari al 12,2%, comunque abbastanza contenuta, contro un dato nazionale di fonte Istat del 13.3%. Uh, un, uh, uh, un penultimo focus è quello rigua uh, che riguarda le uh, ore lavorabili. Il eh, livello più elevato di ore lavorabili è stato raggiunto dai quadri con una media di eh, 1692 ore nel corso dell'anno. In tutte le classi dimensionali solo gli operai risultano avere un monte ore lavorabili inferiori ai valori medi. Le altre eh, forme contrattuali hanno delle ore lavorabili al di sopra, in particolare appunto quella dei quadri. Esiste anche una relazione positiva tra l'inquadramento professionale e le ore lavorate. Eh, per quanto riguarda poi il tasso di assenza, eh, vediamo che il tasso di assenza è pari al 7,1% mediamente nel campione, ehm, praticamente allineato tra terziario e manufatturiero, lo scostamento è veramente relativamente poco, eh, più elevato nelle, nelle grandi imprese, eh, si dimezza quasi invece quando si va nella, eh, nella microimpresa dove eh, l'apporto quotidiano di ciascuno è, è molto eh, necessario, controllato e sentito. Eh, tre imprese su dieci hanno effettivamente utilizzato eh, le ore di cassa integrazione. La quota delle imprese che ha fatto ricorso alla CIG è sempre più contenuta eh, tra le attività del terziario il 12% e nelle microimprese il 25%, il che potrebbe anche segnalare maggiori difficoltà per queste categorie naturalmente ad accedere a, a tale strumento. La quota ehm, percentuale delle ore di cassa integrazione sul totale delle ore lavorabili, eh, il tasso di gravità della CIG è pari al 2-4%. Uh, infine, uh, una correlazione positiva tra maggior responsabilità e componente variabile della uh, retribuzione. Uh, qui vediamo che, uh, nonostante appunto, il uh, clima di fiducia negativo che ha pervaso l'economia nel 2012, e anche la molteplicità dei fattori che hanno inciso sull'andamento dei fatturati, sui margini delle imprese, l'incidenza della componente variabile della retribuzione per il personale non dirigente è stata pari a 6-4% in media ed è diminuita invece diffusamente rispetto al 2011 proprio a fronte di, di, di quei due fenomeni citati prima. Uh, tutte le qualifiche hanno registrato una perdita del potere d'acquisto della propria retribuzione, questo dato fa il, uh, il pari con quelli presentati prima sull'area uh, milanese, e solo le microimprese hanno registrato, delle, nel nostro caso, uh, delle dinamiche uh, retributive reali e positive dal punto di vista dei livelli retributivi medi dei dirigenti per anzianità del ruolo si può rilevare che un dirigente con meno di 6 anni di anzianità guadagna circa uh, il 16% in meno rispetto a un dirigente con più di 6 anni di anzianità uh, e um, poi uh, darei un, una breve sintesi dei, dei messaggi che sono emersi dal, dal profilo complessivo che emerge per questo quadro Lombardo. Allora abbiamo visto che il tempo determinato è ancora la forma contrattuale largamente prevalente sui lavoratori in Lombardia. Le imprese quando, quando possono, quando riescono, vogliono dare una stabilità. L'utilizzo delle forme di contratto flessibili rimane marginale nel sistema, in totale il 13% dei lavoratori nel complesso. Il contratto a tempo indeterminato presenta incidenze eh, crescenti sia nel manifatturiero che nel terziario, con alcune differenze. Nel terziario, eh, il tempo indeterminato viene utilizzato in maniera prevalente fin dalla prima assunzione, eh, nel manifatturiero la, cresci la crescita è spiegata da un elevato tasso di conversione, L abbiamo visto prima nei numeri. Aumenta l'incidenza del contratto part time anche nell'occupazione maschile, anche se comunque eh, rimane molto, molto ridotto rispetto all'occupazione femminile. Esiste una correlazione positiva tra un maggior livello di inquadramento e le ore lavorabili e lavorate. Si evidenzia anche come al crescere delle dimensioni aziendali diminuiscano le ore lavorate. L'incremento delle retribuzioni non è riuscito a colmare l'aumento dell'inflazione, questo l'abbiamo visto anche per l'area milanese, e sotto il profilo dimensionale è interessante anche notare come le microimprese siano le più virtuose, tra virgine, meno ore di assenza, meno ore di CIG, tassi di gravità più bassi. Questo è il profilo di, un, di una struttura, di un tessuto produttivo che come abbiamo detto all'inizio e voglio ricordare ancora, nel 2012 ce l'ha messa veramente tutta per tenere un, un bilancio occupazionale più, il più saldo possibile. Ringrazio ancora tutti. Grazie alla dottoressa Marnini, ringrazio anche il dottor Fioni e la dottoressa Mazzolari che mi prega di dirvi che il rapporto italiano sarà pronto nella seconda metà di luglio perché di fatto lei ci ha portato alcuni dati eh, insomma, in primis, <ride> per la prima volta, insomma, che sono stati resi noti. Vi prego di accomodarvi perché adesso daremo spazio a una tavola rotonda. Come avete visto, i dati che riguardano l'area milanese e la Lombardia, per quanto riguarda il mercato del lavoro, non è che siano cambiati tanto, non ci sono cambiamenti così significativi. Nel 2012 rispetto al 2011. Come hanno sottolineato benissimo i relatori, le aziende hanno cercato di reggere, eh, hanno fatto di tutto per reggere questa situazione di crisi ancora eh, molto sentita. Eh, la riforma eh, Fornero aveva degli obiettivi però eh, di incentivare, di migliorare l'occupazione. E certo il tempo in cui è stata utilizzata, quindi solo una parte del 2012, quello che è, abbiamo visto nei dati, non è abbastanza eh, significativo come tempo per vedere se qualcosa è cambiato, forse se qualche cambiamento c'è stato ce lo potrà dire chi ha dovuto confrontarsi con questa riforma in un modo o nell'altro. E allora, cos'è cambiato con la riforma? Sentiremo adesso le testimonianze, vi presento i partecipanti della tavola rotonda che sono Stefano Colli Lanzi, amministratore delegato di G Group, la prego di accomodarsi, adesso dovrebbero anche comparire i nomi. Silvio Ferrari, presidente di Cargill, Emilia Rio, direttore delle risorse umane e patrimonio immobiliare del gruppo A2A e Massimo Bottelli, direttore del settore sindacale e sociale di Assolombarde quindi il dottor Bottelli, Ferrari, Colia, Lanzi in mezzo mettiamo la dottoressa Rio. Allora, dati interessanti, adesso sentiremo un po' dalle loro testimonianze, cos'è cambiato, poi abbiamo avuto in corsa degli aggiustamenti alla riforma, proprio degli ultimi giorni, insomma vediamo un po' di fare un focus e di capire anche in che direzione un po' stiamo andando. Io partirei, eh, cioè, ovviamente parlare di tutta la riforma è un po' complicato, per cui cercheremo di andare su alcuni aspetti che sono forse quelli che ci interessano di più. Per esempio, la flessibilità in entrate. Partirei dal dottor Ferrari. Secondo lei, la domanda sembra quella da 2 milioni di dollari. Secondo lei la riforma ha inciso in qualche modo? Ma per la sua esperienza, per quello che lei ha dovuto vivere in azienda, tra l'altro, un'azienda multi, una multinazionale che ha. Una sede importante anche in Italia che negli ultimi anni, tra l'altro, ha galoppato. Insomma. Sì, grazie. Intanto, visto che abbiamo fatto una scorpacciata di numeri, e di dati, <ride> volevo passarne uno che ho sentito stamattina e che mi ha colpito venendo qui. Eh, Abbiamo nel 2011 60.000 giovani under 40 eh, laureati o con master che sono stati impiegati all'estero e questo numero è passato nel 2012 a 78.000, quindi un più 30%. Quindi, insieme a tutti i dati che abbiamo sentito, è chiaro che questo è un segnale, un segnale preoccupante, perché questi sono cervelli, sono risorse che avrebbero potuto rimanere nel Paese. A far aumentare la competitività, in questo caso da eh, capacità, e, e quindi questa, questa, questa fuga è veramente un dato che ci preoccupa. Sì, certo, la flessibilità eh, è un punto importante, ci sono stati dei miglioramenti anche ultimamente, però eh, non si capisce perché non si, è, si accentua questo meccanismo no, di flessibilità che non, di cui non vedo controindicazioni. Cioè. Nel poter aumentare questo tipo di eh, aspetto veramente non capisco a eh, chi possa danneggiare, insomma. vedo un vantaggio su tutti i fronti, quindi non capisco perché c'è questo... Difficoltà no? a, a, a togliere questi lacci e lacciuoli nel, nella logica della flessibilità. Ma per la sua azienda sarebbe. Per la mia azienda sarebbe importante perché la mia azienda è un'azienda che nasce come commodity, eh, quindi business commodity, e voi sapete tutti che il business commodity è un business dove come dire, si cerca di eh, ridurre il costo del lavoro e quindi anche delle risorse e si è trasformata da commodity a azienda che. Eh, produce valore, quindi trasforma le commodity, eh, e quindi si occupa sia del B2C che del B2B. Quindi questo ovviamente per me vuol dire portare dentro risorse in azienda che possono aiutarmi a far crescere come dire, la competitività da eh, risorse che cre fanno crescere il valore del, de dei miei prodotti, dei miei servizi. Quindi questo sicuramente è un limite e se non ci fosse... Probabilmente riusciremo a fare di più e meglio. Ricordo che la mia azienda, che è una multinazionale, in Italia nel 2001 contava circa 30-35 dipendenti, oggi siamo un gruppo da 740 circa, con una serie ovviamente di acquisizioni fatte. Ma quindi rappresentiamo e, e produciamo in Italia per un consumo domestico, quindi italiano. Quindi questo è un po' il. Volevo un'altra sua riflessione, visto che lavora in una multinazionale e visto che anche i dati che ci ha mostrato la dottoressa Mazzolari no, spaziavano Germania, Francia, Spagna, abbiamo visto, sappiamo qual è la situazione italiana, comunque conosciamo un po' la situazione internazionale, rispetto al problema della flessibilità, ci sarà un confronto no, tra voi dirigenti, no? un po' come lo vivete, cioè, perché delle volte quando si guardano i dati italiani, guardati dall'estero, c'è sempre chi dice ma com'è possibile che ci siano questi meccanismi un po'... Ma allora... Se guardiamo la regione Europa, perché se usciamo dall'Europa è un altro, è un altro no, la parte della vecchia Europa, quindi la parte ovest, non ci sono in effetti eh, grandissime differenze, tra, quindi non c'è un grandissimo gap, eh, però abbiamo visto che il gap è in, altre, eh, in altri numeri, no? Nelle, nella crescita dell'economia di questi paesi, nella maggior competitività per altri fattori. Quindi ci sarebbe da essere più flessibili e, e meglio diciamo degli altri eh, concorrenti diciamo, nell'Europa nell dell'Ovest. Se parliamo dell'Europa dell'est è, è tutto più facile, quindi lì eh, sicuramente eh, le regole della flessibilità sono molto più, come dire, sono molto, so, siamo, sono molto più laici insomma, in questo dottor Colli Lanzi. Allora, come G Group Academy io so che voi avete creato un osservatorio permanente sulla riforma del lavoro, sui comportamenti concreti delle aziende. Quindi è un altro, diciamo, osservatorio privilegiato di quello che succede proprio concretamente nelle aziende, è proprio a seguito della riforma. Rispetto alla flessibilità, che elementi avete raccolto? Buongiorno, Buongiorno a tutti. Eh, che non volevo aggiungere altri dati ai, sì. ai numerosi dati, però, <ride> però siamo qui per questo, anche esatto. per avere un po' di. No, devo dire che eh, appunto, i dati che abbiamo visto, riferendosi al 2012, eh, mediano un po' eh, due grandi effetti. No? Cioè, il primo effetto è stato l'inizio della crisi, della nuova crisi fine 2011, che ha portato a certi tipi di comportamenti. Per cui, per esempio, abbiamo visto che il calo della somministrazione, il calo delle forme flessibili, eh, relativamente al totale degli occupati è legato al fatto che con l'inizio della crisi c'è stata sicuramente una fuoriuscita eh, di contratti a tempo determinato rispetto ai contratti a tempo indeterminato, quindi eh, questo è anche logico, cioè, è successo anche nel 2009, quando inizia una crisi i primi ad uscire sono, eh, sono i contratti a tempo determinato. In realtà poi con la riforma Fornero devo dire che eh, cioè, gli impatti sono stati eh, lenti, no? non sono stati immediati, eh, però noi abbiamo eh, la sensazione appunto di, di una inversione di tendenza da questo punto di vista, cioè che, che in effetti eh, in questo momento la crisi o la fine della caduta come eh, è stata eh, definita, che, che certo. speriamo più che, che vedere in questo momento, ma eh, determina certamente una, uh, un cambiamento di comportamenti verso le forme flessibili. Allora a questo punto è interessante vedere che tipo di eh, riscontro ha la, la, la riforma Fornero. Noi abbiamo fatto una prima indagine appena uscita la riforma Fornero, quindi più sul sentiment diciamo eh, de, della riforma ed è stato un sentiment parecchio negativo. Parecchio negativo perché in effetti eh, è una riforma che si è capita poco anche perché probabilmente è rimasta molto eh, a metà del guado, cioè nel senso che eh, si riprometteva un forte miglioramento della flessibilità in uscita. Secondo me, eh, con, 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 giusta, con giusta visione strategica, perché noi dobbiamo ridare centralità al contratto a tempo indeterminato e per ridare centralità al contratto a tempo indeterminato è necessario eh, renderlo più flessibile, non c'è niente da fare, cioè continuiamo a girarci intorno, ma questo è quello che è necessario fare. E, e in realtà, la riforma Fornero su questo, su questo punto ha finito un po' per deludere le, eh, le aspettative. Dall'altra parte. Eh, è stata letta con positività eh, la chiusura di alcune forme precarizzanti di flessibilità in entrata, perché non dimentichiamoci che la flessibilità in entrata appunto, può essere gestita con vari strumenti e il fatto che si sia eh, limitato l'utilizzo delle partite IVA piuttosto che il lavoro a progetto, eccetera, eh, per utilizzi non eh, sani diciamo, eh, è stato ritenuto positivo da, da, da chi è stato interrogato. Mentre invece eh, si è sentita la necessità e la mancanza. Eh, eh, di un'indicazione invece più positiva, insomma questa flessibilità appunto, è eh, un, un, un qualcosa da stigmatizzare o qualcosa che può essere eh, visto come un fatto positivo se all'interno di eh, un utilizzo appunto, che tiene conto di necessità di flessibilità ma anche della sicurezza eh, del lavoratore e le forme di lavoro a tempo determinato mh, per certi utilizzi. Eh, così come invece la somministrazione eh, di lavoro per altri utilizzi, eh, sono effettivamente delle forme di buona flessibilità che non hanno avuto il necessario incentivo, eh, non necessariamente un incentivo economico, sarebbe stato, eh, bastato anche un incentivo norm normativo, quindi una semplificazione, per esempio eh, questa a causalità che nessuno capisce, ma chi utilizza poi questi contratti sa benissimo che sembra una, un artificio. Eh, da, 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 da esperti di leggi, ma in realtà poi finisce per complicare enormemente eh, l'utilizzo di questi strumenti. Ora, eh, il, il tema è che appunto sec la seconda osservazione, non abbiamo ancora i dati definitivi, però la cosa positiva è che la seconda osservazione che stiamo facendo ci dà sempre un riscontro negativo, ma meno negativo di prima, il che vuol dire che dal primo impatto eh, della riforma Fornero, che è stato ritenuto molto negativo, eh, eh, il fatto che si comincia ad utilizzarla già lenisce diciamo, eh, questi aspetti negativi che però eh, permangono secondo me nella struttura e anche l'ultimo intervento fatto dall'ultimo decreto ci dice anche in che condizioni siamo. Cioè, eh, D'accordo, siamo nella crisi, dobbiamo fare degli interventi di breve perché c'è anche una situazione di difficoltà immediata, eccetera. Però dobbiamo capire questo paese da che parte va, cioè su quale direzione va. Cioè, oggi il, grosso, cioè, il punto centrale di questo decreto sul lavoro, a parte la riduzione del cuneo fiscale, per alcuni, è la riduzione del tempo che deve intercorrere tra un contratto a tempo determinato e un altro, laddove il contratto a tempo determinato è pensato per essere un contratto senza proroghe o con poche proroghe. Allora, cioè, Insomma, cosa vogliamo ottenere? Cioè, vogliamo avere un contratto a tempo determinato con le proroghe o senza proroghe. Vogliamo avere eh, la somministrazione che eh, svolge questo ruolo di strumento di flex security, allora la incentiviamo o non la incentiviamo? Invece si continua nebuloso. a giocare no? eh, forse con, con provvedimenti che non manifestano davvero, appunto, a mio parere, una, una forte visione. Forse di questo ne abbiamo bisogno. Ecco, non dimenticandoci del fatto, che poi mi azzittisco che. Se è vero che c'è crisi nel breve termine, eh, questa crisi ha probabilmente è il re di un ventennio. Cioè, eh, io ho i dati eh, della produttività, cioè negli ultimi vent'anni, dalla fine degli anni Ottanta in poi, la produttività it, eh, tra Italia e Germania era appaiata e da lì in poi c'è stata una divaricazione che ha portato la produttività it, del lavoro italiano ad essere a livello di 200 e quella della Germania ad essere 260. Quindi cioè, noi abbiamo un sistema... Che non è in crisi adesso per, eh, per i motivi eh, solo dell'oggi, ma, ma che eh, risente di un'impostazione che va rivista, insomma, no? eh, con una logica di medio termine. Vedevo che il dottor Bottelli annuiva. Cioè, eh, voleva no, aggiungere no, una cosa, cosa rapidamente. Sì, sempre per rafforzare Prego. questo. Ho letto da qualche parte che con l'Expo 2015 si sta cercando di considerare anche questo evento un po' come particolare, quindi aumentare la flessibilità. Eh, tutto il paese dovrebbe essere un Expo 2015, no? dovrebbe essere come dire, un portato nazionale, non un portato legato un po' all'area dove verrà l'Expo. Quindi non si capisce questa, questa logica, è un po' contraddittoria secondo me, no? Da un lato sì, dall'altro io dico, vista la difficoltà che c'è a, 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 a fare dei cambiamenti in questo Paese, ben vengano anche delle aree sperimentali da un certo punto di vista, se possa essere utile per sbloccare certe eh, gabbie ideologiche che impediscono poi eh, di fatto eh, il cambiamento. Eh, che ci serve. Esatto. Dottor Bottelli, la vedevo annuire. E quindi volevo coinvolgere in questo dibattito anche dal punto di vista tecnico, no? cioè non possiamo affrontare tutto, però su, sui problemi che sono emer emersi, qual è il suo, la sua opinione, la sua riflessione? Ma eh, direi che bisogna iniziare da quello che era il punto di partenza. Mm, ricordo che, eh, del resto, lo si ritrova nell'articolo 1 della legge 92, che la riforma doveva essere il punto di partenza per perseguire l'obiettivo di un mercato del lavoro dinamico e inclusivo. E credo che sotto questo aspetto veramente il ministro Fornero ci abbia messo una indubbia onestà intellettuale, perché ha portato avanti le cose, eh, debbo dire, credendoci e mettendoci tutti i possibili sforzi. Dal mio punto di vista, purtroppo. Eh, questa riforma ha avuto degli esiti negativi, esiti negativi che via via si vanno confermando e accentuando. Diceva prima il dottor Colelanzi che la sensazione ultimamente è un po' migliorata, ma probabilmente è un po' migliorata perché già si sono fatti una serie di interventi che hanno consentito in qualche modo di eliminare quelli che erano gli aspetti più clamorosamente contraddittori di questa riforma. Intendiamoci, anche questo stava nelle condizioni iniziali perché ricordo che il Ministro e la legge stessa lo prevede ha più volte affermato che il tutto doveva essere soggetto a un monitoraggio in vista di successivi adattamenti e ritocchi che potessero rendere il contenuto della normativa più rispondente agli obiettivi che ci si prefeggevano. Ciò non toglie però che oggettivamente gli effetti negativi ci sono stati, in particolare, come dicevamo, sul tema della flessibilità in entrata. Sicuramente è stato un elemento positivo l'aver introdotto il concetto di contratto a causale perché è chiaro che non si poteva andare avanti con un contenzioso come quello che caratterizzava i contratti a termine e quindi l'avere introdotto questa figura è elemento sicuramente positivo. Ma eh, a mio avviso dannosissimo è stato il fatto della proroga, del prolungamento di quelli che sono i termini di intervallo, che di fatto ha finito per scoraggiare in maniera gravissima, come d'altra parte i dati mi sembra ampiamente dimostrino, il rinnovo dei contratti a termine. E inoltre, francamente. È l'aggravio contributivo che c'è stato sui contratti a termine, mi sembra pure un elemento piuttosto significativo. Per carità si potrà anche dire che l'1,4% non cambia, perché con lo scandaloso livello di costo del lavoro, di cuneo fiscale che esiste in Italia, non è l'1,4% che cambia il mondo. Però eh, esistono anche le gocce che francamente fanno traboccare i vasi e quindi credo che di quell'1,4% si sarebbe fatto volentieri a meno. Aggiungo poi il massacro che è stato fatto sui contratti a progetto, perché parliamoci chiaro: i contratti a progetto inevitabilmente sono crollati perché eh, ormai sono rimasti una fattispecie assolutamente residuale. Partite IVA hanno subito quello che i dati ampiamente dimostrano ormai anche la partita IV è diventata una cosa complicatissima. E l'altro aspetto che francamente lascia piuttosto perplessi è quello della burocratizzazione che ha caratterizzato mh, diciamo, il, il principio informatore di questa riforma. Sostanzialmente si è partiti dal principio che il datore di lavoro fosse perennemente alla ricerca di... Uh, trucchi, sotterfugi e così via. E da qui si è inventato un sistema estremamente complesso per cui per tutelare un lavoratore forse da abusi si è finito per rendere la, la vita difficile almeno ad altri 99 lavoratori e imprenditori. Penso per esempio alla questione della convalida delle dimissioni, penso alla cosa originalissima del padre lavoratore che entro tre anni deve andare a fare la convalida e così via. Penso per esempio anche alla questione delle procedure di conciliazione che devono essere fatte presso la Direzione Territoriale Lavoro. Ora a Milano mi risulta che finora ne siano state trattate circa 1500 con un 45% di mancati accordi. Ma francamente mi domando perché non vi sia la possibilità di dare pari dignità a ciò che viene trattato in sede sindacale, perché mancati accordi, francamente siamo anche noi con i sindacati bravissimi a farli. Comunque il problema di fondo è che sostanzialmente con questa riforma non c'è stata la possibilità, cosa che del resto il Ministro ha eh, serenamente ammesso, di toccare il problema del costo del lavoro che anzi ha finito per avere un'accentuazione. L'altro corno della questione è quello della flessibilità in uscita, ma certamente la flessibilità in uscita non era il problema fondamentale e mi sembra ragionevole dire che neanche adesso costituisce il problema fondamentale, però è un elemento di non poco rilievo. Sicuramente si è fatto un, un passo avanti nel momento in cui si è meglio delineata la nozione di licenziamento economico, con ciò che ne segue. Però sul piano della procedura devo dire che le cose si sono tragicamente complicate, come dimostra del resto il punto di vista recentemente espresso anche da autorevoli esponenti della magistratura. Personalmente resto fortemente convinto che non sia stata una scelta giusta quella di non restare su un serio cambiamento della normativa esclusivamente per le nuove assunzioni. Una situazione di questo genere probabilmente avrebbe reso praticabile una forte modifica normativa e credo che sarebbe stata accettabile per tutti perché penso francamente che in particolare per un giovane sia assolutamente preferibile correre il rischio di essere licenziato senza particolari tutele piuttosto che continuare a restare disoccupato come in linea di massima attualmente sta avvenendo. Al contrario il fatto di andare a un'estensione ha finito per procurare preoccupazioni che andavano decisamente al di là di quello che era il reale rischio, il reale problema, perché se davvero si pensa che nelle passioni degli imprenditori ci sia quello di fare licenziamenti vuol dire che si ha un'idea davvero originale e eh, piuttosto, piuttosto poco ragionevole di come funziona il mondo del lavoro. Quindi credo facendo, e qui chiudo perché i tempi stanno andando troppi là, credo che complessivamente la valutazione a questo momento non possa essere positiva. Grazie al Dottor Bottelli, saluto intanto Maurizio Sacconi, eh, Presidente della Commissione del Lavoro del Senato, che ci ha raggiunto, e proseguo la tavola rotonda. Volevo, eh, Proseguiamo adesso nel dibattito, però con il dottor Collilanzi farò un piccolo focus su questo contratto di apprendistato, a cui eh, Elsa Fornero teneva molto, lo spingeva, però la mia sensazione è che alle aziende poi non piaccia tanto, anche se abbiamo visto i dati che riguardano eh, l'area milanese e la Lombardia che comincia a essere utilizzato, visto che insomma, il problema poi sono i giovani anche. anche. Ho questa impressione che eh, insomma, il contratto di apprendistato... Mh, ha uno scopo eh, fondamentale, quello di eh, incentivare, di favorire un investimento reciproco tra, tra, tra azienda e, e, e giovane. diciamo no? Quindi eh, cioè non ha come scopo preciso, eh, principale quello di essere un contratto flessibile, tra virgolette, cioè non, non può essere considerato un'alternativa al contratto a tempo determinato o eh, a, al contratto di somministrazione. Cioè, tende ad incentivare... Eh, Azienda e persona ha un rapporto invece stabile, addirittura ad un investimento no, che, con la formazione, ha, ha un momento importante di minore produttività iniziale per una maggiore produttività eh, reciproca futura. Allora, questo secondo me è un po' una, come dire, un, un problema che, che, va, che va visto, perché eh, considerando anche alcuni, alcuni provvedimenti che eh, si intende prendere adesso sull'apprendistato, cioè. Per incentivare l'apprendistato non dobbiamo togliere la formazione, ma dobbiamo rendere più eh, accattivante il fatto di fare formazione. Quindi se oggi per esempio confrontiamo il contratto di apprendistato eh, italiano, con il contratto di apprendistato in Germania, al di là del fatto che in Germania c'è il triplo de, degli apprendistati, eh, c'è tutto il tema dell'apprendistato dei diritti e dei doveri, però il costo dell'apprendistato per, eh, per l'azienda è decisamente più basso, ma anche proprio in termini retributivi, perché perché la, il controvalore della prestazione eh, dell'azienda è in termini di formazione e nessun giovane va a fare l'apprendistato, accetta un contratto di apprendistato se non riceve formazione. In Italia paradossalmente abbiamo anche tanti contratti di apprendistato che non finiscono, perché finisce per essere un contratto di inserimento in cui la formazione è debole, c'è uno scarto rispetto ai minimi retributivi normali e quindi... Eh, molti giovani non ricevendo formazione eh, a un certo punto preferiscono un contratto a tempo determinato ma a, a piena retribuzione. Quindi, eh, Bisogna in riflettere e lavorare anche. Secondo me va, va incentivato l'utilizzo dell'apprendistato, quindi anche con una riduzione di, dei livelli eh, minimi retributivi e di, addirittura eventualmente una riduzione dei contributi ulteriore. Ma finalizzata al fatto che ci sia questo impegno a medio termine tra azienda e, e, e giovane, di cui abbiamo bisogno nel breve termine, abbiamo bisogno eh, nel medio termine, qua cioè, a furia di non formare persone, rischiamo di perderci una generazione. Cioè, quindi non è solo un problema che riguarda il presente, che riguarda anche il prossimo il futuro. futuro. Dottoressa Rio, a parte coinvolgerla in questi aspetti che sono emersi fino adesso, che riguardano la flessibilità, eccetera. Una domanda un po' più specifica per lei. Ma lei si aspettava qualcosa di più da questa riforma? Eh, ma una riflessione che ho fatto è che sì, mi aspettavo un po' di più sulle politiche attive del lavoro. Cioè penso che ci sia in questi ultimi anni una concentrazione proprio anche a livello proprio di investimento dei budget che vengono destinati. Eh, soprattutto e prevalentemente sulle politiche passive, trascurando di molto le politiche attive, che io non sono un economista, però mi sembra che siano interessanti e soprattutto da incentivare anche in un momento di crisi come questo, anzi a maggior ragione proprio in un momento di crisi come questo. Ho visto che su 27 miliardi di euro che noi dedichiamo alle politiche del lavoro, l'80% sono concentrate sulle politiche passive, il del rimanente quello che era il 10% sulle politiche attive è sceso al 6%. Questo, anche paragonato agli altri Stati europei? dell'Ovest europeo ci vede molto in svantaggio. Ho visto che dietro a noi c'è solo l'Inghilterra sulle politiche attive e in particolar modo all'interno delle politiche attive ho visto che sulla formazione ancora c'è ancora un'attenzione, ma per esempio gli uffici per l'impiego sono veramente molto trascurati, si dedica praticamente un budget ma veramente residuale per queste forme che invece potrebbero essere molto di aiuto per far incrociare le, eh, la domanda e l'offerta soprattutto di persone non qualificate, perché di, con una non particolare qualificazione, perché quello che vale per il mercato dei laureati e delle persone qualificate non sempre vale per... Fasce di lavoratori che non hanno questa qualifica, ma che per esempio per un'azienda come la mia di servizio pubblico eccetera sono comunque fondamentali e quindi poterli introdurre, poterli fare dei mix, eccetera, è veramente importante. Dico questo perché mi ha colpito un dato. Allora, per un disoccupato e per far ritrovare lavoro a un disoccupato, noi spendiamo 240 mila euro. La Danimarca, l'Olanda, la Francia, così intorno ai 6 mila. Quindi devo dire c'è qualcosa o il dato che abbiamo rilevato non è corretto, ma non credo, però è significativo e secondo me è veramente molto importante lavorare proprio su eh, destinare più risorse, anche se eh, scarse, alle politiche attive. E su questo problema della flessibilità in azienda come è, com è Beh, andata? Io non, ecco, non posso che <ride> diciamo concordare con eh, i pareri espressi precedentemente, anzi aggiungere che ulteriormente per alcune aziende che poi garantiscono un settore pubblico, la flessibilità in entrata è assolutamente fondamentale, ma perché ci consentirebbe di gestire al meglio le crisi e gli imprevisti. Pensate ai blackout, pensate a situazioni di crisi che possono mettere in grossa difficoltà una città, un territorio e poter agire con forme flessibili di impiego e di disimpiego un pochino più, eh, diciamo eh, facili e anche diciamo rispetto al eh, parlavamo prima dell'apprendistato, concordo con quanto è stato detto da Colli Lanza. È una forma che, per esempio, noi abbiamo introdotto da poco nell'azienda dove, dove lavoro in A2A ma perché il contratto di apprendistato per alcune eh, popolazioni è anche di difficile implementazione, cioè richiede poi tutto un lavorio interno, eccetera, che su alcune figure professionali effettivamente è faticoso. Nonostante questo, devo dire che anche noi siamo passati di più a privilegiare il contratto di apprendistato rispetto a quello di inserimento nell'ultimo periodo. Però condivido con le osservazioni che aveva fatto il dottor Collinanza precedentemente. Vuole aggiungere qualcosa su questi aspetti? Proseguiamo e pienamente d'accordo. Allora, dottor Ferrari, ehm, in generale, ehm, allora, abbiamo toccato l'aspetto dei contratti, della flessibilità. Eh, sono emersi alcuni aspetti, e eh, il dottor Bottelli li ha sottolineati. Ehm, abbiamo dei meccanismi molto farraginosi. È vero che forse ci vorrebbe una legge più mirata o che faciliti certi passaggi, no? che brevemente però sono emersi. Però di pari passo forse servirebbe un po' un cambiamento che definirei culturale dell'approccio al lavoro. cioè Anche alcuni dati che ha appena citato la dottoressa Rio, eh, eh, cioè non è solo una questione di legge a questo punto, è una questione che forse dovremmo tutti crescere culturalmente e capire cosa ci serve. Adesso sul fronte del lavoro, eh, diceva con rischiamo con certi meccanismi di non formare le nuove generazioni. Dobbiamo avere un, una prospettiva anche, guardare avanti la sua riflessione su questi aspetti, anche da uomo d'azienda. Sì, io io con, confermo che eh, bisogna partire da lì. Cioè, eh, il rapporto anche scuola-lavoro scuola deve cambiare qualcosa. Cioè, noi dobbiamo favorire le nuove generazioni, cominciando ovviamente in età molto giovanile, dove le aziende sono in grado di trasferire, e quindi è una responsabilità individuale ma anche collettiva, quello di trasferire eh, cultura, eh, perché lei giustamente ha giustamente detto un fatto culturale, no? ma la cultura non è un dono divino, la cultura la devi bisogna col lavorarci. coltivarla. Bisogna coltivarla <ride> per... e bisogna cominciare eh, in, in giovane età. E poi l'altra cosa, che e questo è un po' un problema eh, che sento un po' nella mia azienda e quindi un po' noi, noi che guidiamo le aziende, è quello di, come dire, eh, noi abbiamo un saldo, un saldo occupazionale eh, positivo, no? direi diciamo eh, papareggio diciamo. Eh, non, non va bene, noi abbiamo circa un 6-6,5% di turnover, è troppo, basso, è troppo basso, si comincia anche da, da questi numeri, cioè se non alzi questi numeri e questo, questo, questo ricambio generazionale è eh, lento eh, e non va bene. E non va bene perché ritorno a, a dire che la competitività delle aziende viene, sì, ovviamente al costo del lavoro, eh, al costo dell'energia, da tutta una serie di eh, considerazioni che sono state fatte stamattina, ma viene anche dalla qualità e dal valore di quelle persone. E se abbiamo 70.000 giovani. Che se ne vanno e vanno a trovare occupazione all'estero, questo secondo me ritorna a essere veramente un, un problema importante. Quindi bisogna favorire tutto questo e bisogna, ehm, e bisogna forse proprio cambiare un po' lo status quo. Dobbiamo modificare alcuni, alcuni meccanismi, eh, ne parlavamo anche con la. Da Rio. sicuramente c'è qualcosa che va fatto e noi che abbiamo una responsabilità perché non è tanto l'uomo delle risorse umane o del personale, sono come dire, i vertici dell'azienda qui che hanno la prima responsabilità nel trovare come dire, le soluzioni e come dire, rinsanguare un po' anche no? le, le, le aziende con, con, con um, meccanismi che sono quelli che ho detto prima. Insomma. Parlando di politiche attive e di giovani, dottoressa Rio, eh, volevo una una parlare anche di questo ponte generazionale che eh, Asso Lombarda porta avanti. A2 ha intenzione di utilizzarlo e se sì, la risposta come sta vivendo l'azienda questo ponte, soprattutto se, ha anche, eh, se, se, se i dipendenti sono... Contenti, scettici, ci racconti un po'. Sì. No, allora trovo questa del ponte generazionale, ma l'ho sempre trovata, una iniziativa pregevole di Asso Lombarda e della regione Lombardia, a a ha aderito fin dal primo momento, da un punto di vista, diciamo, concettuale. Quando poi sono andata all'applicazione, sono cominciati i primi problemi. Primo, perché chiederei una semplificazione, una semplificazione di relazioni, una semplificazione di, come sempre in Italia, credo ci sia una grande necessità di semplificare. No? Poi, eh, allora, montiamo tutta questa cosa, l'Inps aderisce... Però io ho l'INPDAP anche, perché tra i sette contratti di lavoro che compongono la mia forza lavoro ho l'INPDAP. Allora io sono ancora in attesa di una risposta per sapere se in realtà A2A aderi potrà aderire o meno a questo, a questo programma. Quindi questo sul fronte, diciamo più, chiamiamolo istituzionale. E guardava il dottor Bottelli. E il dottor Bottelli <ride> perché mi sta aiutando, devo dire che <ride> francamente almeno lui mi sta aiutando. Però, però, però mi insomma... Sono ci credete. Sì, ci Envece crediamo. invece sul fronte dei dipendenti, cioè, non no, so se è esatto. concluso. No, no, eh. stavo proprio riprendendo eh, adesso questo punto perché è stata l'altra sorpresa, o meglio, non mi aspettavo la resistenza fondamentalmente, nel senso che quello che io pensavo potesse invece essere un'ottima risposta di introduzione di giovani e anche di dare una risposta perché, dicevo, almeno al nostro interno le persone sono rimaste deluse di questo prolungamento della pensione, per cui ho avuto veramente un tasso quasi di demotivazione, perché erano lì pronti per andare in pensione e poi qualcuno gli ha detto: No, no, non è più così, rimani qui altri tre. Quattro, due anni, eccetera. Quindi io pensavo che questo potesse essere quindi un incentivo, che di trovare folle che ah che bello, che bello. No, no. assolutamente. Le, I lavoratori sono resistenti, eh, non vogliono aderire a questo programma per due, e ho capito che influiscono due cose. Da una parte la non fiducia di quello che succede da parte delle istituzioni. La domanda più frequente mi dice: No, no, dottoressa, ci sarà l'inganno, io alla fine non prenderò, prenderò molto di meno di quello che lei mi dice. Quindi c'è un po' di sfiducia da un punto di vista delle, delle istituzioni, questo da una parte, dall'altra parte invece, anche un po' di resistenza a mollare quel lavoro lì. Cioè nel senso di dire il part-time poi psicologicamente spaventa una persona che. E questo devo dire in contraddizione sul fatto che dico: ma come se fino a ieri saresti andato in pensione tra due giorni, ora che ti offro un'opportunità di fare un part-time, istruire un giovane e dare un'opportunità, mi sembra una cosa grandiosa. E invece eh, devo dire, devo confessare che anche internamente sento questa resistenza. Che non, non per cui c'è questo presente. problema di fiducia, anche se dai dati prima vedevamo che c'è questo sentiment invece di positività verso l'uscita da questa situazione. Da parte delle famiglie proprio, no? Eh, e invece no, voi toccate ancora sì, la situazione. Noi tocchiamo ancora questa situazione perché uno dice: Ma sì, mi avevate anche detto che sarei andato in pensione e poi eh, mi avete poi prolungato invece, il tempo, adesso mi dite che non verrà eh. ecco, compromesso la mia rendita pensionistica rispetto al fatto che lavoro part time. Chi integrerà questi contributi e rimane un punto di domanda a cui non si danno una risposta. Qui, qui torniamo su quello che dicevamo prima con il dottor Ferrari: qui c'è anche un problema di. di anche di cultura, di parlare di queste cose, perché evidentemente sì, la situazione di crisi c'è, le carte in tavola ci sono state cambiate diverse volte, però queste, queste sue osservazioni ci devono far proprio rinnovare l'impegno a lavorare di più in questo senso. Volevo toccare un altro aspetto e coinvolgere il dottor Colilanzi, perché? Abbiamo problemi occupazionali, ma io ogni tanto quando incontro eh, gli esperti di Assolombarda viene regolarmente fuori un dato che è vero che c'è crisi, però c'è anche una crisi dall'altra parte, cioè che si cercano determinati profili professionali e non si trovano. Quindi c'è molta difficoltà a trovare la domanda con l'offerta, cioè questo incontro. Allora, volevo partire da lei e sentire un po', e poi sentire anche gli altri, perché tutti poi, bene o male, in questa situazione si, si trovano coinvolti. Sì, eh, diciamo che vorrei fare un'osservazione rispetto a quello che ho sentito dire sì, prima, prego. che ovviamente eh, ritengo estremamente eh, vero, cioè che eh, difficilmente cresce l'occupazione no, se non eh, riparte la crescita dell'economia reale, insomma del... Del PIL, eccetera, questo, questo è logico. È anche vero, però, che eh, cioè, lavorare in un certo modo sul mercato del lavoro e sui servizi del mercato del lavoro può migliorare eh, l'efficacia e l'efficienza del mercato e paradossalmente questa efficacia ed efficienza possono eh, invece come dire, non generare nuovi posti nel senso di crearne eh, di nuovi, ma eh, favorire il fatto che eh, vengano eh, colmati in modo in modo, in modo appunto migliore, quindi riducendo lo stock di, di disoccupati da una parte e di aziende senza eh, risposte dall'altra. Allora, è chiaro che questo, eh, in un momento in cui eh, l'economia va bene, la disoccupazione, la disoccupazione è tendenzialmente eh, bassa, eccetera è importante ma meno critico, eh, se, se ne avverte tutta la criticità anche nel breve termine quando la situazione diventa eh, critica come, come quella di oggi, cioè, oggi vista la situazione eh, dell'occupazione è chiaro che è intollerabile no? il fatto, eh, da un certo punto di vista il fatto che ci siano delle aziende che ricerchino eh, persone che non, non le trovino eh, in, eh, con, con la rapidità e con la eh, qualità necessaria. E qui emerge proprio il tema eh, che diceva cioè, prima la dottoressa, appunto delle politiche attive. Insomma, cioè, le politiche attive oggi rappresentano de degli interventi, eh, forse oggi possono rappresentare quegli interventi che saldano no? eh, la necessità di breve con anche uno sviluppo di medio, di medio termine del mercato. Eh, cioè oggi assistere eh, le persone senza lavoro, che perdono il lavoro o che sono senza lavoro, eh, assisterle a uomo possiamo dire, cioè, eh, usando un gergo calcistico, assistere l'uomo nell'accelerare eh, nel, nel il ritrovamento, nell'orientarle, nel, nel, nel rimetterle in moto soprattutto, perché poi c'è tantissimo problema di, eh, di, di fiducia, come si diceva, e, e, e di, e di eh, facilitazione al ritrovamento di un posto di lavoro, può essere forse eh, eh, una modalità che a parità di condizioni economiche generali no, migliora la situazione eh, dell'occupazione e può essere anche questo stesso eh, miglioramento eh, della, della creazione di valore da parte del mercato del lavoro un fattore di incentivazione alla crescita, perché eh, non potrà essere l'unico fattore, ma potrà essere un fattore eh, di incentivazione alla crescita. Quindi io dico che oggi eh, alcune aziende eh, si rendono conto di questo e già... Per esempio si fanno carico di supportare no, le persone che sono costrette a licenziare, perché sono d'accordissimo con quello che diceva il dottore prima, cioè che le aziende non licenziano per, per, per divertimento, quando licenziano di fatto eh, eh, dichiarano un fallimento, no? non è che. Eh, ma nel momento in cui dichiarano questo fallimento, che si facciano eh, parte attiva nel supportare la difficoltà che creano, facilitando no, in qualche modo eh, il ritrovamento del posto di lavoro. Eh, per, la che, per, per le persone che licenziano è un'azione un che secondo me è di grande responsabilità e potrebbe essere anche oggetto eh, a medio termine di un patto, cioè maggiore flessibilità in uscita, minori eh, vincoli alla possibilità di, 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 di considerare flessibile il contratto a tempo indeterminato contro una presa di responsabilità eh, a priori, eh, fin dall'inizio da parte dell'azienda nel soccorrere. Nel supportare la persona che dovesse essere licenziata. No? Insomma, in, questo, in questo scambio no, io vedo eh, la possibilità di un sistema più flessibile, più fluido eh, e eh, forse ancora più responsabile di quello di oggi. Eh, volevo rinforzare un ultimo concetto, cioè sulle politiche attive, no, eh, punto, sempre per fare un confronto con la Germania, che a mio parere potrebbe essere considerato il nostro benchmark, no? visto che ha dei tassi di disoccupazione, di occupazione, eccetera, che sono imparagonabili. Sull'occupazione giovanile 8,1%. La disoccupazione giovanile in Germania è a 35% in Italia in questo momento. Comunque, eh, sulle politiche attive in Germania spendono il doppio in termini di percentuale sul PIL eh, di quello che eh, facciamo in Italia. Mentre sulle politiche passive siamo assolutamente allineati. Ecco, qualche, qualche interrogativo da questo punto di vista emerge, insomma. Non so su questo aspetto se voleva intervenire ancora dottoressa Rio sul... Ma lei prima eh, sa, parlava anche di, di cultura, no? Sì. Allora anche in questo secondo me si tratta di fare un po' di cultura perché per esempio noi che socialmente abbiamo deciso di eh, dare spazio a quello che è il collocamento obbligatorio quindi noi collochiamo e non paghiamo per non avere diciamo queste fasce deboli di popolazione all'interno dell'azienda ecco interloquire Francamente, certe volte con gli uffici preposti ad aiutarci in questo è complicato. È complicato, e anche qui io direi che forse è solo una questione culturale. Si potrebbe dire. A questi, a questi enti, fare della formazione, eccetera, direh, boh, non, non lavoriamo per compiti, lavoriamo per obiettivo e quindi aiutateci anche in, questo, in questa difficile cosa che è inserire delle fasce deboli in un contesto produttivo, renderle produttive e dare anche motivazione a queste persone. Cioè ogni tanto mi sembra che basterebbe veramente poco, ma è un fatto culturale ma bisogna investire sulla cultura perché non so, come diceva prima qualcuno, non è proprio un dono divino, cioè bisogna anche un attimino avere attenzione e anche qui ritengo che investire su queste cose migliorerebbe il sistema e anche su questo semplificazione perché anche qui <ride> devo dire c'è una parola chiave semplificazione. Io non so se il dottor Ferrari vuole aggiungere qualcosa, poi ho anche una domanda sul dottor Colilanzi a proposito sempre di... Beh, sulle politiche attive sono perfettamente d'accordo, poi, poi continuo a pensare come uomo d'azienda che le aziende formano. Quindi facilità di entrata in azienda vuol dire eh, ovviamente compiere anche un po' la nostra missione, che è quella di formare o riqualificare ovviamente il personale che entra. Questa è un po' una capacità che abbiamo e bisognerebbe come dire, fluidificare questo e, e farci fare questo lavoro che penso sappiamo fare. E per quanto riguarda sempre la domanda e offerta del mercato, forse bisognerebbe cercare di far lavorare meglio una rete, potenziarla. Abbiamo pubblico o privato? Dottor Colilanzi, lei poi è parte in causa per quanto riguarda... Sì. No, tra l'altro appunto, magari pochi conoscono certe, certi dati, ma oggi per esempio nell'attività di supporto alla ricollocazione professionale, seppur su un campione ancora limitato, perché appunto è ancora eh, limitato il mercato, non, non di chi ne avrebbe bisogno, ma di chi riesce a usufruire questi servizi. Eh, noi abbiamo degli score che sono impressionanti, cioè eh, in un momento di crisi come questo, l'80% delle fasce più basse e circa il 90% delle fasce quadri dirigenti, grazie all'intervento di, 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 di agenzie per il lavoro che supportano eh, la ricollocazione, la cosiddetta società di outplacement, ma no, che supportano la ricollocazione di, di persone senza lavoro. Bene, eh, queste persone con una media oggi di 6 mesi e mezzo ritrovano il lavoro. Ora, allora, anche facendo due conti. Eh, veloci rispetto no, anche all'ASPI, nel senso che, 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 che dura 12 mesi, no? ecco. eh, il vantaggio anche in termini economici per il sistema, oltre che per ovviamente la, la problematica della persona che probabilmente è inserita in una famiglia, per la problematica dell'impresa che ritrova eh, chi sta cercando appunto prima eh, di quando sarebbe opportuno. Bene, questo diciamo solo per dire di quanto un approccio focalizzato eh, oggi possa migliorare la qualità e il funzionamento del mercato del lavoro su questo, su questo ambito. Da questo punto di vista poi c'è eh, appunto il tema dell'intervento pubblico perché se è vero che eh, in certi casi sono le aziende stesse che possono farsi carico appunto eh, di supportare la ricollocazione di coloro che vengono esodati, no? Eh, eh, ci sono oggi eh, tante persone che sono appunto senza lavoro, disoccupati di lunga durata oppure che sono appunto eh, ahimè, licenziati da, da aziende che non, hanno, non sono in grado eh, neanche di continuare la loro attività, quindi figuriamoci eh, di finanziare programmi di APEF. Quindi il tema delle politiche attive pubbliche è un tema eh, estremamente ri rilevante. Oggi noi vediamo che questo tema delle politiche attive pubbliche è relegato o delegato, non so, eh, penso eh, alle, alle regioni no? eh, e quindi abbiamo un, delle esperienze anche molto positive, devo dire che in Lombardia no, come sempre insomma, no, eh, dobbiamo rilevare delle esperienze di eccellenza rispetto eh, ad altre regioni, però eh, ci troviamo a confrontarci con degli interventi che sono interventi più sperimentali che sistematici. Bene. Io penso che la sperimentalità, la sperimentazione che abbiamo potuto, cui abbiamo potuto godere in questi anni, forse ci, ci porta ad affacciarci alla possibilità di una definizione di sistema, che possa essere un, un sistema nazionale, no? in cui eh, appunto di fatto la, la, la legge Fornero prevedeva, prevede tuttora, prevedeva perché è decaduta la, la, la delega, ma comunque cioè, prevedeva che ci fosse un tavolo eh, che definisse queste queste logiche, queste regole a livello, a livello nazionale. E oggi noi ci troviamo tra l'altro a, a confrontarci con, da una parte, la presenza di eh, soggetti privati che sempre di più nell'ambito di queste azioni sperimentali si stanno dimostrando come estremamente efficaci nell'affrontare e risolvere determinate problematiche e la presenza di uffici pubblici che vengono stigmatizzati come inefficienti, eccetera. Ci sono e comunque eh, cioè, eh, probabilmente bisogna dare loro il ruolo... Eh, più adeguato, non si tratta di, eh, di, di, di uh, forzare probabilmente eh, la mano verso il privato contro il pubblico o, o, o verso no, il pubblico contro il privato, eh. ma eh, per trovare delle soluzioni che per esempio vedano nel pubblico eh, la possibilità di eh, presa in carico da persone, io penso, sono disoccupato, che eh, debba essere assistito da soldi pubblici, probabilmente si sente più tranquillo se eh, viene censito e viene eh, registrato da un ufficio pubblico, nel suo, nel suo bisogno, nella sua problematica, eccetera, e viene inserito in una banca dati che è a disposizione, messa a disposizione dal pubblico e no, a disposizione di tutti. Poi però eh, c'è bisogno che a, a fronte di questo ci sia un intervento efficace, c'è bisogno di un intervento che effettivamente aiuti questa persona a ritrovare lavoro. Allora la proposta che noi facciamo da tempo è di erogare risorse pubbliche solo a fronte del risultato raggiunto, per cui secondo la logica della premialità. Siamo sicuri che laddove venga premiato l'effettivo risultato, il privato dim cioè, eh, di eh, dimostrerebbe facilmente oggi no, eh, la sua capacità di dare un valore, di, di contribuire in termini di valore eh, al mercato del lavoro. Ma si potrebbe addirittura, per chi non ne fosse convinto a, a priori, mettere in concorrenza il privato e il pubblico oggi, perché se eh, i, i soldi vanno a, a, a risultato raggiunto vediamo chi è in grado di raggiungere questo risultato. L'importante è che eh, eventuali pochi, poche risorse da mettere a disposizione di queste politiche attive, di questo scopo, non finiscano per eh, rimpinguare semplicemente nuovi posti pubblici e nuovi posti eh, che rischiano di essere eh, improduttivi e non, e non affrontare il problema in oggetto. Ho un'ultima domanda per il dottor Bottelli, perché poi dobbiamo chiudere questa parte dedicata alla discussione. Eh, la riforma del lavoro prevedeva, ci fosse un monitoraggio, che ci fossero degli adattamenti. E proprio in relazione a queste nuove norme, le sue impressioni quali sono? Qualcosa ci ha, è già emerso a flash, però... Ah, è stato autorevolmente rilevato che il governo non ha la bacchetta magica e eh, effettivamente bisogna ammettere che il terreno su cui è costretto a muoversi è quanto mai accidentato, quindi questa è una situazione direi che induce ad apprezzare i passi che si stanno tentando più che a muovere rilievi critici, anche se indubbiamente... Fa un certo effetto vedere come la Spagna stia realizzando dei recuperi di produttività che in Italia non si sentono. In Spagna, evidentemente, c'è stato anche il coraggio di fare delle scelte che saranno state impopolari, ma sicuramente sono state anche piuttosto incisive. Quindi, francamente, mi sembra difficile manifestare dell'entusiasmo per quanto si sta profilando, anche se indubbiamente. Ci sono degli aspetti che possono essere valutati in maniera positiva. Penso per esempio alla, allo stimolo che viene dato sull'apprendistato. Apprendistato sul quale io vorrei però fare una sottolineatura. A mio avviso su questo tema c'è anche un po' di non sufficiente attenzione da parte delle imprese. Non è vero che l'apprendistato, poniamo in una regione come la Lombardia, sia una cosa così difficile da realizzare. Il piano formativo è una cosa che si costruisce abbastanza agevolmente. Ci sono pubblicazioni a non finire che spiegano come si fa anche a Solombarda sta realizzando assieme alla, alla Regione un e-book proprio su questo tema. Diciamo forse, e qui probabilmente questa è una colpa delle parti sociali, che l'apprendistato tutto considerato costa troppo. Perché se facciamo un confronto fra la retribuzione media di un operaio, diciamo 26-27 mila euro annui, e la retribuzione media di un apprendista che sfiori 20 mila, Beh, dico che 6-7 mila euro annui di differenza sono troppo pochi per assumere e svolgere un serio impegno di carattere formativo. Ugualmente, mi sembra una, cosa, una scelta positiva perché sviluppa una logica attiva, quella di riconoscere alle aziende una quota dell'ASPI nel caso di assunzione. E mi sembra apprezzabile pure l'indirizzo che viene dato in materia di politiche attive. Utilissimo il concetto della banca dati che viene inserito, però, e qui riprendo alcune delle considerazioni che venivano fatte dal dottor Colli-Lanzi: eh, questo delle politiche attive è un argomento sul quale veramente ci vuole un maggior coraggio e, in particolare, ci vuole maggior determinazione per fare delle scelte. Personalmente, io non sono d'accordo con il dottor Colli Lanzi quando parla di concorrenza tra pubblico e privato, perché c'è il rischio poi di fare come la polizia con i carabinieri. Io penso che la cosa importante, la scelta che si dovrebbe fare è decidere una segmentazione. Allora abbiamo sul mercato dei soggetti, degli operatori che sono eccellenti perché le APL che ci sono presenti sul mercato italiano funzionano in maniera assolutamente ottima. E allora che si dica con chiarezza che le APL stanno su un certo segmento e il pubblico sta su un altro. Diceva eh, il dottor Collielanzi che un disoccupato si sentirebbe più tranquillo sul pubblico. Secondo me si sentirebbe più tranquillo potendo utilizzare una PL. Peccato che esiste un problema di finanziamento. Allora mettiamo il pubblico nella condizione di operare su quelle fasce che non sono già eccellentemente coperte, perché altrimenti diventa davvero una concorrenza che rischia di essere uno spreco di risorse. E ancora due considerazioni vorrei fare relativamente agli incentivi che sono introdotti, che costituiscono forse il pezzo forte del provvedimento, del provvedimento Giovannini. Per carità sono cose che in gran misura sono condizionate dalla, dai, principi, dai principi comunitari. Eh, credo che sul territorio milanese non possano avere influenza e rilievo di qualsiasi sorta, però eh, c'è un problema di fondo che vorrei evidenziare. Io non credo che i posti di lavoro si costruiscano con gli incentivi, gli incentivi per carità possono essere una cosa utile, ma io non conosco aziende che siano disponibili a fare assunzioni a tempo indeterminato per un po' di migliaia di euro. Forse gli incentivi di questo tipo potrebbero giovare per sviluppare forme di lavoro flessibile, ma le assunzioni a tempo indeterminato si fanno nel momento in cui esiste effettivamente una possibilità di mercato che consente all'azienda di impegnarsi per gli anni a venire. Vorrei ancora aggiungere l'istruzione, però c'è necessità anche un, di un cambio di culture familiari, perché oggi la famiglia media italiana ipotizza il figlio con una laurea in linea di massima in facoltà umanistiche, perché la cultura è una bella cosa anche se dovrebbe essere valutata di più come un valore fine a se stesso e possibilmente con un posto in banca o qualcosa del genere. Eh beh, il mondo francamente non è più questo, conseguentemente bisogna puntare di più a logiche centrate sull'istruzione tecnica e alla possibilità di dare una valenza e un valore sociale anche diverso a quelle che sono delle attività manuali che non per questo hanno minor pregio, perché la manualità del giorno d'oggi ha spesso anche degli alti contenuti di carattere tecnico. Ancora una considerazione, diceva il dottor Colli-Lanzi, l'aspetto della presa di responsabilità da parte delle imprese nel caso di licenziamento. Ma io vorrei evidenziare una questione. La legge 223 del 1991, che non è stata seppur in minima misura ritoccata dalla riforma Fornero è una legge che induce le aziende a ricercare in tutti i modi l'accordo, accordo che nel 99% dei casi significa mobilità volontaria. Di fatto licenziamenti veri con la 223-91 non se ne fanno salvo che in situazioni vicine al fallimento o in situazioni completamente disastrose. E il corrispettivo, la soluzione per trovare l'accordo è mettere lì una gran quantità di soldi per coloro che volontariamente non si oppongono alla messa in mobilità, perché la verità di questa legge è che ha elementi normativi tali per cui un vizio di forma, qualunque cosa si faccia, si riesce sempre a trovarlo. Allora eh, questa situazione che già finisce per essere abbastanza sconvolgente per le multinazionali che sempre più fanno fatica a capire per quale motivo una legge dice che è possibile fare dei licenziamenti collettivi, però poi se non si trova la volontarietà non si riesce a fare, beh dico che eh, una diversa responsabilità delle aziende potrebbe esserci solo nella misura in cui ci fossero variazioni normative significative. Un'ultima considerazione voglio fare relativamente al tema Expo. Giustamente veniva ricordato che Expo è una grandissima opportunità per Milano, per la Lombardia, ma direi per il Paese complessivamente. Beh, francamente, sull'Expo ci aspettavamo qualcosa di più, qualche speranza c'era nata. Adesso il Ministro ha detto che nel mese di luglio la cosa verrà affrontata. Ovviamente, lo speriamo in maniera vivissima, perché l'Expo è un'occasione che non si può perdere anche se francamente le nubi che si addensano, penso specialmente al fatto che Altarra sia si aggiacente una richiesta di sospensiva per i lavori del Padiglione Italia oggettivamente siano preoccupanti. Ciò non toglie che siccome la partita degli aspetti, diciamo così, gius lavoristici rientra nelle competenze del governo, rientra almeno in certi ambiti nelle competenze delle parti sociali, almeno per quel che possiamo fare, facciamo. Grazie a Massimo Bottelli, a Silvio Ferrari, Emilia Rio e a Stefano Colilanzi per averci eh, coinvolto nelle loro riflessioni a proposito di mercato del lavoro. Gli spunti, come avete sentito, sono tanti, credo che siano anche comuni a molti di voi, no? ci sono tante cose che si possono eh, migliorare. Io vi prego di accomodarvi perché a questo punto darei... A questo punto darei la parola, non darei, do la parola al Presidente della Commissione Lavoro del Senato, Maurizio Sacconi, benvenuto, ci fa molto piacere averla qui con noi. Eh, le hanno preparato un posto lì al podio. So che le hanno informato un po', e lei è al corrente dei dati del, emersi da, per quanto riguarda l'area milanese e l'area... Della Lombardia, quindi le imprese qui hanno tenuto duro eh, sul fronte dell'occupazione. Abbiamo visto i dati che riguardano un po' le previsioni per gli anni prossimi. Pare, speriamo, incrociamo le dita, che questa caduta stia rallentando e speriamo si fermi. E adesso sentiamo da lei un po' le sue riflessioni su questa situazione, anche in prospettiva delle ultime novità. Prego. In, grazie, innanzitutto desidero eh, salutare eh, l'amico Michele Verna per, per il suo nuovo incarico di direttore della Solombarda e prego lui di portare il mio saluto benaugurante alla, al nuovo presidente, il carissimo amico Gianfelice Rocca. E, Apprezzo eh, la continuità con cui a Solombarda eh, svolge questa attività di monitoraggio sul mercato del lavoro dell'area di propria competenza che eh, rappresenta uno spaccato eh, particolare del mercato del lavoro italiano, l'area eh, più, probabilmente più dinamica o tra le più dinamiche. Eh, quella a cui dobbiamo guardare per capire eh, le potenzialità che sono presenti anche nel tempo di crisi nel nostro sistema produttivo che tuttavia non può costituire eh, un riferimento assoluto per eh, il, il complesso mercato del lavoro italiano che riflette eh, la lunghezza del nostro paese e le profonde eh, differenze che purtroppo lo segnano e che si sono anzi accentuate. Eh, come ci dice anche oggi il rapporto dell'Istat, la rilevazione periodica eh, è particolarmente preoccupante, conferma un trend di eh, riduzione dell'occupazione, eh, come conferma una crescita della disoccupazione dovuta non soltanto All'offerta di coloro che hanno eh, perso il posto di lavoro, ma anche ad un'offerta significativamente aggiuntiva nel tempo di crisi, perché eh, molte persone, molte persone giovani si aggiungono, e in questo eh, c'è anche un segnale positivo di attività nel momento in cui eh, si offrono alla ricerca disperata di un reddito nel mercato del lavoro. Eh, quindi eh, gli indicatori sono particolarmente preoccupanti. Mi sembra che anche questa mattina eh, per Confindustria sia stata data una previsione per quanto riguarda eh, l'anno in corso, ma anche credo il prossimo anno, eh, che ci avvicinerebbe addirittura al 13% come tasso di disoccupazione, eh, certo che oggi il, il 12,2% registrato eh, è mh, molto significativo ma soprattutto è significativo il trend, sono, è significativo il percorso di continuo eh, deterioramento del nostro mercato del lavoro che vede eh, una crescente eh, perdita di occupazione da parte di maschi adulti eh, spesso capofamiglia con, eh, con oneri eh, familiari eh, a carico che vede che confermata la discontinuità uh, dell'occupazione femminile, anche se uh, relativamente ha uh, resistito maggiormente rispetto a quella maschile, ma che comunque mantiene i caratteri strutturali negativi che conosciamo. E uh, è, uh, un andamento sostanzialmente uh, stabile salvo una piccola fluttuazione mensile, ma che. Uh, eh, nulla ci dice, eh, o meglio ci, eh, ci ripete, che eh, la, eh, è particolarmente significativa presso i nostri giovani la dimensione della inattività e eh, la, eh, lo spostamento in avanti delle, eh, della vita attiva eh, come, eh, come si eh, deduce soprattutto dalla dall'ingresso tardivo nel mercato del lavoro oltre che da altri indicatori che eh, evidenziano questo, eh, questo, questo pericolosissimo spostamento in avanti del, dell'ingresso nel mercato del lavoro eh, oltre ai volumi eh, di eh, disoccupazione per i quali però Giovannini ha fatto un'operazione di verità quando ha ricordato che, da, come, come si calcola il tasso di disoccupazione che cioè è calcolato eh, su coloro che lavorano sommati a coloro che vogliono lavorare, cioè sulla popolazione attiva. Quindi il nostro ta elevatissimo tasso di disoccupazione è influenzato proprio da quel fenomeno negativo, che ancor più ci interessa, che è il tasso di inattività. Eh, una, in questo mercato del lavoro eh, poi ci preoccupa, ci continua a preoccupare, un aspetto qualitativo, quello delle competenze. Eh, che deriva eh, per, da un disastro educativo che io credo dobbiamo riconoscere essere l'origine della, della, eh, soprattutto della eh, difficoltà dei nostri giovani di comunicare con il mercato del lavoro, eh, disastro educativo che eh, ha investito eh, le scuole di ogni ordine e grado e le nostre università per meccanismi terribilmente autoreferenziali, e, e che eh, hanno, eh, sono stati solo in parte nel tempo più recente oggetto di una positiva inversione, ma eh, lontana ancora dai bisogni, eh, che, eh, di soprattutto di integrazione tra apprendimento teorico ed esperienza pratica tra scuola e lavoro, eh, che eh, per fortuna almeno oggi è la cui consapevolezza è patrimonio collettivo. Ehm, il che esalta eh, la funzione di contratti come l'apprendistato, eh, che deve essere riconosciuto come Parte dell'offerta educativa, eh, l'apprendistato cioè non è solo un contratto di lavoro, si colloca con pari e si deve collocare con pari dignità rispetto ad una scelta liceale o ad una scelta universitaria nella offerta educativa, soprattutto pensiamo per i giovani che non hanno avuto la possibilità di eh, adempiere al diritto dovere ai 12 anni di apprendimento. Eh, e quanto importante però è eh, porre sullo stesso piano anche in termini di riconoscibilità sociale eh, l'apprendistato rispetto alle altre offerte affinché, eh, come dice il vostro conterraneo, il professor Bertagna, eh, ciascun giovane, ciascun giovane possa, come può, Raggiungere una competenza superiore eh, se eh, la, il ventaglio delle offerte non delle offerte educative, perché il ventaglio lì, delle offerte in termini cioè di istruzione, lì il ventaglio è anche eccessivo. Ma il ventaglio delle tipologie eh, che eh, sono a disposizione per acquisire competenze in termini di istruzione, di formazione, di di formazione e, e di formazione-lavoro via attraverso apprendistato, noi tuttavia. Eh, non vorrei però eh, scivolare nella, nella, nei prof, nei, nelle, nelle, nei, in un ragionamento di lungo periodo. Noi abbiamo bisogno di ragionare eh, in termini di breve periodo, eh, nel senso che, certo, occorre una visione, eh, dobbiamo. Uh, essere consapevoli dei limiti persistenti del, nel nostro mercato del lavoro uh, ma abbiamo bisogno di, di garantire risposte quanto più emergenziali, di breve periodo e a questo proposito uh, fatemi richiamare due affermazioni di Marco Biagi che io considero uh, sempre utili eh, eh, per i decisori la prima affermazione di Marco Biaggi è sempre stata quella di ritenere le politiche del lavoro non meramente politiche distributive di una ricchezza altrimenti prodotta, cioè a prescindere da esse prodotta. Distribuzione certamente si determina con le politiche del lavoro, la distribuzione della ricchezza in termini di posti di lavoro, in termini di salario. Ma le politiche del lavoro, egli ci eh, diceva, sono esse stesse politiche per la, per la produzione di ricchezza, cioè le politiche buone del lavoro eh, concorrono a fare crescita, le, le cattive politiche del lavoro rattrapiscono la possibilità di eh, eh, accrescere la ricchezza. Eh, quindi non sono solo politiche collaterali, conseguenziali. Ehm, il cui unico scopo è l'equità sociale che pure è, nella, nella buona politica del lavoro, è negli scopi della buona politica del lavoro ma influenzano la crescita. Eh, Quanto meno possono essere anticicliche o procicliche e poco tempo fa abbiamo conosciuto una politica del lavoro che è stata disgraziatamente prociclica. L'abbiamo misurata nella, nella carne viva, credo, di ciascuno di, ciascuno di noi in, cui, in ciascun ambito in cui ci siamo trovati. Eh, la, la legge Fornero purtroppo è stata una legge prociclica che ha accelerato propensioni negative nel mercato del lavoro e in un tempo di aspettative incerte, come dice anche il vostro rapporto, ha um, eh, determinato una, una, un rattrappimento nella propensione ad assumere attraverso tipolo le tipologie preferite ragionevolmente, mi pare il 50% secondo i nuovi flussi, lo stock per fortuna è ben altra cosa, il vostro stock è oltre il 90% di tempo indeterminato, ma nel, nei flussi ovviamente... Questa, eh, questa, questa penalizzazione delle tipologie contrattuali diverse dal contratto a tempo indeterminato è stata maledettamente prociclica. Eh, quindi la seconda considerazione che faccio è quella che, eh, che richiamo da Marco Biaggi, è quella per cui non esiste incentivo finanziario che possa compensare un disincentivo normativo. Eh, io credo avesse ragione, l'abbiamo sperimentato più volte. Ce lo, di, ce lo ha detto in positivo la legge Biaggi, ce lo ha detto in negativo la legge Fornero. Eh, L'incentivo o il disincentivo normativo fanno la differenza. In un tempo abbiamo, avusto, abbiamo avuto una prociclicità positiva, cioè eh, con la legge Biaggi oggettivamente, con, anzi con le leggi Biaggi. Le a Marco Biaggi si devono due leggi, la legge cosiddetta Treu, che fu consigliata da lui. E la legge eh, che poi a lui abbiamo intitolato perché sappiamo come è andata a finire. E, eh, e quelle due leggi hanno alzato il coefficiente di eh, trasformazione della crescita in posti di lavoro, che in Italia è sempre stato cronicamente basso anche negli anni dello sviluppo più tumultuoso. Quantomeno se questo coefficiente lo. Eh, lo uh, consideriamo con riferimento ai, ai posti di lavoro emersi eh, perché anche negli anni più tumultuosi noi abbiamo sempre verificato una, un certo, una certa caratteristica ratrapita del nostro mercato del lavoro eh, che io ricordo sempre l'anomalia italiana degli eccessivi investimenti in tecnologie labor saving eh, come se di tutto si dovesse fare per evitare di trasformare la crescita, le sue opportunità in posti di lavoro. Quelle due leggi accelerano questo coefficiente, cioè pure in anni di bassa crescita, determinano circa 3 milioni di posti di lavoro aggiuntivi tra 1997 e 2007, oggettivamente questi sono i conti. E così come eh, abbiamo già detto della prociclicità di una regolazione disincentivante come quella della legge Fornero. Questo per, non per eh, negare l'importanza dell'abbattimento, in particolare del costo del lavoro, eh, che è un bisogno diffuso, strutturale del nostro, del nostro mercato, data la, la, la dimensione anomala di questo, di questo costo indiretto, ma eh, soprattutto per relativizzare in particolare il concetto di incentivo eh, finanziario e per sottolineare l'importanza dell'incentivo normativo, o meglio, di una regolazione incoraggiante. E, l, quindi provvedimenti quanto più efficaci nel breve periodo. Questo è lo, credo sia l'atteggiamento che eh, la, la, la nomala maggioranza stia dimostrando. Poi, non è così semplice ovviamente produrre eh, effetti, ma la volontà è questa, l'approccio è questo e questo approccio potrebbe garantire eh, il superamento di, quel, di, quei, di quelle antinomie, di quei contrasti anche radicali che, ha opposto, che hanno opposto nel nell'arco di circa vent'anni, se poi guardiamo al tempo precedente pure, eh, le, eh, le due aree che compongono questa maggioranza. E direi che proprio sul mercato del lavoro questa maggioranza deve dimostrare, eh, o meglio questo governo, anche se mi è consentivo, deve dimostrare di poter far leva sulla tregua politica e in qualche modo mi auguro anche sociale, che se non altro la crisi sollecita, ma anche, ma anche la grande coalizione. Il mercato del lavoro è una specie di banco di prova. Il precedente governo, che era parso a partire... Eh, con, molto, con molta credibilità poi si inchiodò sul lavoro, eh, la, la sua credibilità si appannò immediatamente con il lavoro, poi si illuminarono anche i limiti di una riforma che sembrava così coraggiosa, quella delle pensioni, che più che coraggiosa a mio avviso era inumana, nel senso che io non ho mai visto un paese al mondo nel quale si elimini la transizione in un passaggio da un sistema all'altro, la transizione si può fare lunga o corta, se le riforme del lavoro le avessimo fatte quando le proponeva De Michelis nel, nell'84 sarebbe stata lunghissima la transizione. Eh, poi con Baroni ci siamo sentiti accusare di uno scalone e poi abbiamo visto il precipizio. Ho sentito prima giustamente osservare que, quelle lavoratrici e quei lavoratori, io penso soltanto a quelle donne che non a 50 anni ma a 60 scoprono di dover andare in pensione. 6-7 anni più tardi di quando pensavano. E, 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 e onestamente uh, non riesco a individuare un'altra politica che consigliarle di trovare un marito portatore di agio se non lo hanno già, uh, perché è, è inumana questa. Uh, e non, è, non è a misura di persona. Cioè, per quanto. Uh, io ho, presa, ho passato una vita non breve. Nel, nella, nella dimensione pubblica, iscrivendomi credo sempre dal punto di vista rigorista nelle politiche di sostenibilità del sistema previdenziale. Ma una cosa è la sostenibilità, una cosa è quello che è stato fatto che ha dato come rinculo, se mi consentite, la, la vendetta della realtà consistente nel fenomeno dei cosiddetti esodati, che, la cui definizione faticosamente è ancora in corso e che già è costata circa 8 miliardi. Quindi la sostenibilità finanziaria, quando non è anche sociale, eh, per quanto collocata in una logica rigorosa, poi non, 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 si, non si realizza. Come verifichiamo? Stiamo verificando con quella riforma. Ma torniamo alla riforma del lavoro. Questa maggioranza sa di doversi misurare con questa sfida, lo sa il governo, e allora noi sappiamo di avere di fronte questi appuntamenti. In primo luogo ehm, abbiamo il dovere di negoziare nella dimensione europea non solo una quantità adeguata di risorse, ma anche una modalità di poterle, di poterle utilizzare eh, diversamente dal passato. Eh, io mi ricordo che l'Italia fu il primo paese, e ho avuto modo di farlo io, nella 2000, già nella eh, seconda metà del 2008 di fronte all'emergere all della crisi che mise in discussione il Fondo Sociale Europeo e le, sue e le sue modalità di gestione e di rendicontazione. Noi dobbiamo pensare di poter ehm, eh, ottenere dall'Europa soprattutto una gestione del Fondo Sociale che da un lato non sia legata al cofinanziamento o che consideri il cofinanziamento al di fuori del patto di stabilità, tema che è stato discusso anche nei giorni scorsi ma che consenta anche di utilizzare queste risorse per abbattere il costo indiretto del lavoro, che mh, la uh, politica, politica pubblica del lavoro che considero in sé virtuosa è facile, e mh, difficilmente come dire, ehm, eh, esposta alle patologie che invece altri modi di impiego del Fondo Sociale hanno diffusamente manifestato. C'è un precedente, noi abbiamo usato il Fondo Sociale come copertura del credito d'imposta eh, per il mezzogiorno, quindi c'è un precedente di credi, uso del Fondo Sociale per, eh, come, come copertura di spesa fiscale, come si chiama quella che riduce la, uh, il prelievo uh, sul, sul lavoro. Eh, sono circa 15 miliardi di euro quelli della nuova programmazione del Fondo Sociale Europeo cui si aggiungono i 9 miliardi per quanto riguarda la, eh, la cosiddetta garanzia per i giovani eh, garanzia per i giovani che eh, 6 più 3 insomma, che dovrebbe dare a noi circa eh, almeno, almeno un miliardo, che non è molto ma che eh, dobbiamo, impie dobbiamo impiegare nel modo più utile e se c'è un modo che francamente non mi sembra utile, è quello di pagare gli stipendi ai dipendenti dei centri per l'impiego. Lo dico non per fare una battuta, ma perché il rischio è elevato. Eh, e, eh, e credo che invece, in questo con il collega Damiano abbiamo dato concordemente un consiglio al ministro. Uh, Giovannini di utilizzarli per, uh, come premio di risultato come prima diceva anche il dottor Colli Lanzi, come premio di risultato per il concreto collocamento di giovani, cioè guai a noi se utilizzassimo burocraticamente il fondo di garanzia per i giovani per fare il colloquio, il bilancio delle competenze, cioè una storia che conosciamo bene, e che, cioè, cioè per, una sorta, con una, per una sorta di onor di firma al, al progetto europeo il pericolo dell'autoreferenzialità ad un'operazione di questo tipo c'è tutto, conoscendo poi i difettucci che, eh, che, che ci sono nel, nel nostro assetto istituzionale. E noi abbiamo bisogno di produrre risultati immediati, a breve. E a questo proposito, eh, per quanto riguarda eh, la chimera delle politiche attive eh, in un Paese che ha avuto una frammentazione istituzionale a questo proposito terribile. Penso all'errore di avere consegnato alle province nel 1997 i centri per l'impiego. Eh, guardate che i soldi sono stati dati ai centri per l'impiego. Io ho bloccato il finanziamento dei centri per l'impiego perché eh, per dieci, dovevano essere dati per un anno, con il passaggio di competenze, per i sovraccosti da passaggio delle competenze. Poi successivamente sono stati dati dal 1997 in poi fino al MIPAR 2009 e hanno, sono sempre stati utilizzati diffusamente per rifare gli arredi dei centri per l'impiego, diffusamente. diffusamente. Eh, e noi abbiamo bisogno di, eh, nel breve periodo, nel breve termine, di mh, mettere in moto anche un'attività un competitiva del, delle... Mh, del, dei centri per l'impiego e degli operatori privati eh, accreditati, ancor più se accreditati, eh, quindi di pensare ad un sistema plurale. La Lombardia ha un modello di questo tipo, la Lombardia, è la regione è un regolatore che, che considera tendenzialmente sullo stesso piano operatori pubblici e operatori privati. Però noi dobbiamo attrezzare operatori pubblici e operatori privati soprattutto in termini di informazione. Dobbiamo fare in modo che, che emerga l'offerta e che emerga la domanda. E io credo che abbiamo bisogno di alcune soluzioni immediate per quanto riguarda l'offerta. Scuole ed università obbediscano a una norma di legge che sistematicamente evadono. È una norma di legge purtroppo, se non ricordo male, non sanzionate questo immediatamente, che significa mettere online i curricula. Perché se noi mettiamo la persona al centro, è diritto della persona che si offre sul mercato del lavoro immediatamente dopo la laurea o dopo il diploma di scuola superiore che il, avere la massima eh, conoscibilità della sua offerta c'è un collo di bottiglia odioso che continua ad essere perpetrato nelle università. Da questo punto di vista, in relazione a un ben noto sistemino e meccanismo eh, che faccia pure il suo mestiere, ma questi curricula devono essere aperti e quantomeno accessibili a tutti gli operatori pubblici e privati autorizzati e accreditati. Il secondo aspetto è la conoscibilità della domanda. La domanda non è, nota per, non, è, non è nota perché nella consuetudine italiana, uh, che non, dimentichiamo, non dimentichiamoci mai da dove veniamo, veniamo dal paese del monopolio del collocamento pubblico, fino all'altro giorno, io ho fatto la norma di liberalizzazione nel 2010, mi pare, e dopo faticosi, timidi processi di apertura di, questa, di questo monopolio. E quel monopolio non era un monopolio nobile. Perché il collocamento, io ho un'età che mi consente di ricordarlo, andava bene quando non funzionava e quando funzionava, lasciamo perdere, eh, che, che spero mi sia compresa per quelli che hanno memoria eh, la, la, il para, la battuta paradossale che ho fatto, ma eh, erano una zeppa nel mercato del lavoro, non erano facilitatori gli uffici di collocamento, non hanno una nobile storia. E in più noi siamo un paese di comunità. Cosa che io credo eh, positiva per il nostro paese, che tuttavia in questo caso può diventare anche un fattore limitante, cioè, io mi affido a meccanismi comunitari. Eh, anche quando mi affidavo al prete eh, del paese per eh, l'assunzione, sono meccanismi comunitari. Che, eh, che, che, che tuttavia non devono inficiare una efficienza di sistema che eh, debba eh, mettere, offrire a tutti un'opportunità in un paese lungo, nel quale dappertutto poi gli stessi soggetti privati non sono così presenti. Perché ho detto prima: noi dobbiamo pensare al paese intero. Eh, quando si fanno i confronti con la Danimarca, l'Olanda, eccetera, è come fare il confronto fra la Lombardia e la Danimarca. Allora il confronto è facile, siamo, siamo come loro, eh? non è che siamo peggio di loro, solo che non siamo solo la Lombardia noi, questa è la differenza fondamentale. Allora eh, possiamo dotare, dobbiamo dare queste informazioni dal lato dell'offerta, dal lato della domanda a tutti gli operatori e di corsa le dobbiamo dare. E, e, con Giovannini abbiamo ragionato e credo che troveremo modi anche nel decreto per rendere più effettiva la eh, conoscibilità dell'offerta soprattutto giovanile e dal lato dobbiamo cercare con meccanismi volontari e qui siamo in una sede di, di organizzazioni di rappresentanza anche attraverso non so se i fondi interprofessionali. Io vi, vi, vi faccio un'ipotesi. Come incoraggiare? Eh, voi sapete il decreto pensa anche alle Camere di Commercio perché anche le Camere di Commercio sono state pensate come luoghi delle imprese, nel, sempre con lo stesso obiettivo. Io metto anche i fondi interprofessionali, nel senso di un luogo bilaterale, nel quale le parti cerchino di ehm, concorrere a gestire il mercato del lavoro, nel quale cioè ci si possa determinare lo, la disponibilità a mettere a fattor comune lo, la domanda di lavoro. E quindi l'impresa che intende assumere, che cerca determinate professionalità, la metta a fattor comune. Poi ci sono anche i privati che dovrebbero, secondo la legge, mettere a fattor comune la domanda che ad essi si rivolge. Eh, anche qui siamo in presenza di una norma di legge ineffettiva, in questo caso non per carenza di sanzione, ma per eccesso di sanzione, perché sarebbe addirittura la cancellazione dall'albo della, eh, della società. E anche questo è stato un errore, probabilmente, l'eccesso di sanzione. Eh, ma agiamo sulla domanda e sull'offerta, mettiamo in competizione e stimoliamo le, i soggetti pubblici e i soggetti privati accreditati e autorizzati, remuneriamo a risultato. Eh, nel frattempo io vedo crescere questa tecnostruttura nazionale che è l'Inps. L'Inps sta raccogliendo informazioni che possono ormai condurla. A fare il fascicolo elettronico della persona attiva. Ci siamo molto vicini. L'INPS soprattutto deve dare una cosa, che in parte già dà, ma deve dare meglio e più accessibile, cioè la banca dati dei percettori di reddito, dei percettori di sussidio, affinché i percettori di sussidio con la dote che eh, portano con sé siano immediatamente eh, individuabili e collocabili. Con, in relazione anche a questo beneficio che portano con sé, eh, che è stato rinnovato per l'ASPI, ma che c'è anche per le, altre, per le altre forme di sussidio. Eh, il, il dicevo della, della, eh, per quanto riguarda la, la invece la, la regolazione del lavoro, la l, il decreto-legge si è presentato in una dimensione molto più contenuta di quanto ci si aspettava, ma soprattutto è andata delusa l'attesa, diciamo, nazionale del, dell'appuntamento Expo. L'ultima bozza aveva queste due caratteristiche, che mi hanno visto onestamente contrario. Uno, prevedeva che le attività destinate a una sperimentazione regolatoria nel senso di maggiore semplificazione, fossero quelle collegate all'Expo. Io credo che tutta l'Italia sia collegata all'Expo e così si è espressa il ministro Giovannini fin dall'inizio, devo dire. Cioè io credo davvero che l'Expo, e interesse ancora più della Lombardia se ciò avviene, non è un, non è un interesse eh, quello che sto descrivendo concorrente di, a quello della Lombardia, che l'Expo sia vissuta da un paese che vive come gli altri paesi di vecchia industrializzazione questa transizione, ma che nel quale ci sono stati pesanti e ci sono pesanti processi di disgregazione, che l'Expo venga fortemente stressata come un appuntamento utile a mobilitare le energie tutte della nazione, perché obiettivamente rappresenta una vetrina per le nostre eccellenze, per quelle che abbiamo e quelle che potremmo in modo accelerato aggiungere perché rappresenta un'occasione di incoming eh, che potrebbe essere ulteriormente eh, esaltata. Eh, quindi tutta la nazione intorno a una data catenaccio, intorno ad un evento, ad un evento che, di, che oltre quello che, la dimensione che può essere percepita al di fuori di noi, noi stessi assumiamo come motivo di orgoglio nazionale, come motivo di mobilitazione nazionale. In questo contesto, possiamo, possono le forze politiche di maggioranza pur così diverse fra loro, possono le parti sociali eh, pur divise nell'occasione della legge Fornero, anzi a maggior ragione perché divisasi in occasione della legge Fornero, prima legge che viene fatta sul lavoro con l'opinione contraria di tutte le organizzazioni dei datori di lavoro. Possiamo, in, questo, in questa scelta enfatica che il Presidente del Consiglio ci ha già proposto come tale, che il Ministro Giovannini ci aveva proposto come tale, possiamo pensare di sperimentare a termine una regolazione più semplice, pronti anche a soluzioni irreversibili, ove eh, Siman sì, non desse gli effetti attesi e determinasse controindicazioni, ma... Eh, ci, in questo senso non con un approccio ideologico eh, l'ora è per sempre non con, non con, ma con un approccio, prag approccio pragmatico, sperimentale che riguardi l'insieme delle tipologie contrattuali faccio l'esempio di quella più scomoda di quella più borderline fino a ieri considerata molto borderline le associazioni in partecipazione a parte che quando il legislatore non ascolta non ascolta e quando il legislatore pensa di adottare un numero perfetto come in quel caso è stato tre, non più di tre per una società, poi la realtà si vendica e viene fuori che Vasco Rossi è un associato in partecipazione, che tutti i cantanti sono associati in partecipazione, che le case discografiche usano l'associazione in partecipazione e la usano appropriatamente perché spiegatemi dove potrebbe esserci la patologia o dovremmo trasformare Vasco Rossi in un lavoratore subordinato. L'ispettore del lavoro deve andare da Vasco Rossi eh, a, eh, a, e dalla sua, casa, dalla sua casa discografica a trasformarlo. O come non vedere che nella crisi ci sono, nella crisi, guardiamole, ci sono non più solo le illusioni o le evasioni di un rapporto di lavoro subordinato della classica commessa, ma ci sono anche fenomeni di franchising senza capitale. Cioè, ci si ingegna a cercare di sollecitare i consumi attraverso, ehm, attraverso punti di vendita monomarca sostenuti, dalla, finanziati dalla, dalla stessa eh, azienda produttrice del bene e che è però gestiti con la logica dei franchisees. Sono piccoli numeri, parliamo di momenti marginali, ma perché non sperimentare? Perché non verificare anche con forme di controllo sociale? che si accompagnano a quelle di controllo istituzionale. Per non, parlare, per non parlare ovviamente del contratto a termine, in una fase nella quale potremmo sperimentare da qui al 31 dicembre 2015 modalità ancora più coraggiose della modifica strutturale, proprio per questo tempo così, eh, eh, che potrebbe essere così intensivo, eh, proprio per incoraggiare a fare, a scommettere sull'appuntamento. Sulla, sull eh, mi capite potremmo fare una cosa un po' più coraggiosa eh, sia dal lato della causalità che dal lato della, 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 della soluzione o meno di continuità o come potremmo ancora pensare st allo stesso contratto a progetto che in modo particolare ha pesato, la cui, il cui irrigidimento ha pesato in ambiti nei quali magari veniva usato appropriatamente penso ad attività terziarie di ricerca di... Eh, di non profit, eh, di, di, eh, ma anche in alcune, in alcune dimensioni di impresa quando corrispondono a, obiettivamente ad un progetto e alla, alla sua variabilità, nelle attività educative private, per fare un esempio ancora. Eh, oppure anche eh, pensare a... Eh, ad, insomma, eh, mi fermo nell'esemplificazione perché... Eh, Pro, quello che conta è l'approccio, cioè pragmatico, sperimentale, reversibile. E poi c'è la grande questione del contratto di apprendistato. La patologia che registriamo è quella di un abuso del contratto di apprendistato? Noi pragmaticamente possiamo dire di essere in presenza di un abuso del contratto di apprendistato sul tipo dei CFL, dei contratti di formazione-lavoro di passata memoria? O invece siamo in presenza di un basso uso del contratto di apprendistato rispetto a ciò che servirebbe anche per l'occupabilità di molti giovani che non viene garantita immediatamente dal sistema educativo e formativo. Allora, lì c'è un punto fondamentale che tocca alle regioni. Il decreto rinvia alle regioni perché ne hanno competenza oggettivamente, ma... Va una sorta di tagliola, se non fate l'accordo entro una certa data entro, eh, faremo una norma eh, cedevole. Eh. Al di là dei profili formali di costituzionalità, il tema è fondamentalmente uno, lo sappiamo tutti e lo sanno le regioni, ed è quello della pianificazione, della gestione e della certificazione in particolare del contenuto formativo del contratto. Sulla base di un vecchio pregiudizio nei confronti dell'impresa come luogo di apprendimento, perché pesa ancora quello schema. Possiamo pensare in questo tempo di semplificare fortemente tutto ciò, di non applicare, di sospendere l'applicazione del decreto legislativo 13 del 2013, per uh, i maniaci di queste cose, cito il. Uh, il eh, primo dei quali sono io. Per, eh, per, per rendere semplice semplice soprattutto la formazione in ambito lavorativo che è quella della quale ci possiamo fidare anche di più e, e, e ritornare ad una forma di certificazione semplice dell'impresa stessa. Possiamo pensare, ci aiutano le regioni a correggere quel testo del decreto perché in questo nel lungo l'iter. Realizzano una intesa che valga su tutto il territorio nazionale, che non esponga a contenzioso le aziende multilocalizzate, che eh, sia incoraggiante, incentivante l'uso del contratto di apprendistato, che è migliorato, ho visto, nella, nella vostra regione eh, in relazione anche alla scomparsa dei contratti di inserimento. Ma non è ai livelli che noi, che noi dovremmo auspicare ancora, nemmeno qui, figuratevi, figuratevi altrove. Eh, mi avvio a, a concludere con una considerazione sulla, eh, sulla contrattazione. Proprio in questo tempo abbiamo bisogno di una fortissima contrattazione adattiva. Non siamo nel tempo della contrattazione rivendicativa. Ho guardato con attenzione proprio qui, nell'area in, eh, in una delle aree più vitali d'Italia. Uh, Milano, uh, eh, Lodi, Brianza. Se, se ho ben detto l'ambito di rappresentatività, di Asso Lombarda: il salario de 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 deciso dal contratto nazionale è 93-94%, vero? 93-94%. E c'è un c'è un, un timido innalzamento della parte variabile, ma siamo sempre 6-7%. Qui. Qui, dove avrebbe senso ancora più eh, vedere processi di condivisione tra imprese e lavoratori delle fatiche, dei rischi e dei risultati. E di risultati che si potrebbero produrre di più alzando quel nesso fra salario ed efficienza che ci viene sempre richiesto da tutte le istituzioni eh, sovranazionali. Eh, possiamo pensare anche qui che nella logica dell'Expo, come già si è ragionato di un contratto Expo, nella, parlo in questo caso dell'Expo in senso stretto delle attività, ma perché non pensarlo anche più in generale a, ad approfondire modi di adattamento reciproco? Io lo so, ci sono ancora imprese, anche nella vostra base associativa, che hanno dell'accordo aziendale mh, uh, un ricordo rivendicativo. Come dire, l'ulteriore livello rivendicativo non è così oggi, non, sarebbe, non potrebbe essere così oggi. Oggi è un livello adattivo dove si possono determinare maggiori vantaggi solo per tutte e due le parti. Eh, e allora perché non utilizzare molto questa contrattazione di prossimità per, eh, certo, richiederebbe anche un rapporto con il contratto nazionale un po' diverso. Eh, io ho sempre guardato con interesse la clausola di salvaguardia dell'ultimo contratto dei metalmeccanici firmato da tutti, che prevedeva cioè eh, un, come un aumento retributivo fosse comunque disposto dal contratto nazionale fosse in quel 93% ma immaginate che un 10 di quella di, di, cioè, non faccio percento, insomma, che una, una parte significativa dell'incremento eh, fosse innanzitutto affidato alla contrattazione di prossimità e ove deciso in quella o in superiore misura dalla contrattazione di prossimità detassato mentre allo scadere del termine, ove la contrattazione di prossimità non, non dimostrasse capacità di, di, di farlo, eh, destinato a scattare con il prelievo fiscale pieno, con quello che cioè già c'è oggi, quello che c'è ora, quello che ci sarebbe comunque, cioè è tutto a guadagnare come meccanismo. Non vedo la controindicazione né ideologica né pratica a un meccanismo di questo tipo. Quindi anche meccanismi di questo tipo possono a concorrere ad aiutare il passaggio da un, eh, da un contratto nazionale invasivo a una contrattazione eh, di prossimità, soprattutto aziendale, eh, maggiormente eh, utile a, a condividere, alla logica della condivisione. In quel concetto di impresa come comunità che ci deve essere caro. Non è retorica questa, eh, almeno io ci credo. Eh, l'impresa nasce come comunità, l'impresa nasce come familiare, noi siamo figli del capitalismo familiare, senza... Io sento spesso quelli, quelli che, o oh, i paesi nordici quanto belli sono, che vengono a dirci, io non sono tra quelli, primo perché non mi piace il freddo, ma secondo luogo perché... E la, la, eh, non, non, non invidio una società di individui isolati, pur confrontandosi con uno Stato generoso. Noi siamo una terra comunitaria, innanzitutto eh, nella quale la famiglia ha avuto sempre un ruolo riconosciuto e lo ha avuto nelle nostre dinamiche economiche. La famiglia qualche volta è un limite per crescere. Ma senza la famiglia quell'impresa non sarebbe mai nata e non avrebbe mai superato le barriere d'accesso. Eh, ma anche quando l'impresa si managerializza, si apre il capitale di terzi, si, tra, si, si internazionalizza, può restare comunità, ce lo, dice, ce lo dicono meravigliosi esempi che ci sono, ma non sono nicchie, andiamo a ben vedere. E, e essere comunità vuol dire essere davvero un luogo della condivisione ad ampio raggio, tanto più in un tempo come questo, tanto più nel tempo in cui dobbiamo insieme attraversare il guado. E allora eh, pensare anche a tutte quelle modalità, a partire dal salario, ma per arrivare anche a forme indirette di reddito, il, 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 gli acquisti collettivi, il, il carrello della spesa, il, le forme integrative di welfare. Ehm, la, il sostegno ai figli, che è un modo di coinvolgere la famiglia, di, pro, di pre, produrre un processo di identità fra la famiglia del lavoratore, di identificazione fra la famiglia del lavoratore e l'impresa. Figli che ove sostenuti, figli meritevoli che ove sostenuti nei loro studi potranno un domani anche essere dipendenti di quell'azienda o interessati in modo privilegiato a quella, a quella stessa azienda. Ci sono modi per fare comunità e quindi per dare un senso diverso anche allo scambio per come veniva realizzato nel passato. Io non sto credo teorizzando, sto rifacendomi a buone pratiche, sto invocando le buone pratiche e dicendo guardiamo ad esse per cercare di diffonderle e ci sono e molto. In un tempo nel quale siamo tutti chiamati a discontinuità, siamo tutti chiamati a ripensarci, a essere diversi e, e, eh, a, rispetto a come eravamo, anch'io sono stato... Molto combattivo nel tempo, eh, probabilmente del, nel, tempo del, nel tempo del conflitto, che forse partiva da una sottovalutazione della, eh, di quanto lo sviluppo non fosse scontato e acquisito. Eh, eh, ma ora eh, il tempo nuovo possiamo affrontarlo se ciascuno eh, rimette in discussione e cerca forse nell'esperienza, nella tradizione, nelle buone pratiche quell'approccio pragmatico che ci può aiutare in tempi brevi a fare more and better jobs. Grazie. Grazie, aspetta a me il compito di chiudere questa mattinata di lavori. Tanti dati, li avete tutti a disposizione ovviamente. Ringrazio tutti i partecipanti per essere stati qui con noi. Vi do appuntamento all'anno prossimo con i dati relativi al 2013 e incrociamo le dita. Grazie.